Buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo seminario della Fondazione Bordone in collaborazione con la Regione Toscana. È un seminario che parlerà oggi di Big Data e cercherà di introdurre questo tema e di capire e di approfondire quelle che sono poi le applicazioni di questa tecnologia, di questa idea di trattare i dati. Due parole, prima di tutto, porto saluti anche della regione, in particolare del direttore Albino Caporale, che non è potuto essere qui con noi per gli impegni imprevisti, ma che ovviamente saluta i presenti in sala e che è collegato online. Il centro di competenze, due parole veloci per introdurre per quale motivo, insomma, siamo qui. Io intanto sono Alessio Beltrame, sono il direttore organizzazione, pianificazione e sviluppo economico della Regione Toscana e della Fondazione Bordoni, e collaboriamo la Regione Toscana nella gestione del centro di competenze 5G di Prato. Il centro di competenze è nato con lo scopo di aiutare i territori le imprese, i territori della regione nell'operazione di trasferimento tecnologico, cioè nella necessità di avvicinare le imprese a quelle che sono le tecnologie 5G, le tecnologie innovative che oggi sono una frontiera che deve essere raggiunta per poter, diciamo, sviluppare e migliorare la competitività delle nostre imprese e del nostro territorio. In questa fase il centro si sta muovendo su tre direttrici. Una direttrice che riguarda la ricerca, e ci sono una serie di un certo numero di ricercatori individuati in collaborazione con le università toscane, che stanno lavorando a progetti di ricerca, progetti che provano a migliorare o ad affrontare problemi di imprese. E quindi, diciamo, e questo, diciamo, è un filone che ci porterà e ci accompagnerà nei prossimi mesi. C'è un'altra direttrice che riguarda l'approfondimento e lo studio di quello che è lo stato dell'utilizzo della tecnologia da parte delle imprese. In particolare stiamo lavorando per approfondire tre settori verticali che possono essere fortemente impattati dall'utilizzo della tecnologia, che sono il settore dell'agricoltura, il settore della logistica, il settore della manifattura, in particolare della manifattura tessile, che diciamo, riguarda questa parte di territorio dell'area pratese. L'altra direttrice è quella della formazione, è quella del trasferimento tecnologico, cioè di aiutare il comparto delle piccole e medie imprese, ma anche della pubblica amministrazione, appunto, ad approfondire dei temi di frontiera, dei temi tecnologici che possono, la cui adozione, l'avvicinarsi a questi temi può portare dei benefici appunto allo sviluppo delle nostre imprese e alla crescita delle nostre imprese. Ecco perché siamo qui. Abbiamo fatto in questo anno tutta una serie di seminari. Nel 2023, se non sbaglio, ne abbiamo fatti già 8. Ne sono previsti anche per la seconda parte dell'anno e anche per il 2024, in una idea di affrontare dei temi anche che nascono anche da una indagine verso le imprese, quindi temi che vengono percepiti come in questo momento come temi di interesse e non solamente di prospettiva lontana. Oggi quindi, come dicevo all'inizio, parliamo di Big Data. Abbiamo un ricercatore della Fondazione Bordone, il dottor Marco Bianchi, che è un esperto di data science e che ci aiuterà in queste 2 ore ad approfondire questo tema. Alla fine ci sarà anche, come nel programma, uno spazio anche per chi volesse fare delle domande, e quindi siamo a disposizione. Prego, Marco. Va bene, grazie. Allora, intanto buongiorno a tutti. Io mi presento, sono appunto Marco Bianchi, ricercatore della Fondazione Bordoni. Ho un background informatico, quindi sono un informatico, un dottorato di ricerca in informatica. Diciamo, parte della mia carriera l'ho passata proprio nel mondo della ricerca, per quanto riguarda, diciamo, i campi applicativi, erano proprio sistemi distribuiti, quindi un tema che poi nel tempo mi ha portato a lavorare appunto su tematiche di big data. Contemporaneamente però, diciamo, ho avuto anche esperienza rispetto, diciamo, a tematiche che sono meno informatiche magari, come per esempio l'organizzazione, quindi esperienze a livello di organizzazione, e poi, diciamo,
lavorando in FUB e precedentemente in Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale, anche avendo esperienza di innovazione prevalentemente nella pubblica amministrazione. Quindi vado a condividere, Matteo. Quindi, nel momento in cui mi è stato chiesto di organizzare questo intervento sui Big Data, chiaramente diciamo, va un po' deciso il taglio, no? Tra l'altro, non so chi di voi la settimana scorsa ha partecipato al seminario, quello sull'intelligenza artificiale. Rispetto al seminario sull'intelligenza artificiale, i Big Data sono da un lato più giovani, perché l'intelligenza artificiale risale al secolo scorso, se vogliamo. Dall'altro, però, sono forse meno attuali, perché si comincia a parlare di Big Data dall'inizio del 2000. Negli ultimi tempi, però negli ultimi mesi, invece, c'è stata un'esplosione, no? Il tema dell'intelligenza artificiale. In questi 20 anni, praticamente, i Big Data sono entrati nella nostra vita quotidiana. Io adesso non so, diciamo, il vostro background, quanto sapete di Big Data, però noi siamo sostanzialmente già nel mondo dei Big Data, più o meno consapevolmente. Quindi, nel momento in cui, insomma, uno deve andare a fare una presentazione, deve anche porsi degli obiettivi. Allora, beh, il titolo del seminario era Introduzione a Big Data, quindi chiaramente faremo un'introduzione che serve per capire che cos'è veramente un problema Big Data e qual è la differenza sostanziale dagli altri tipi di problemi. Parleremo di concetti che sono tecnici, ma cercheremo di farlo in un modo semplice, in modo che siano comprensibili anche a chi non ha un background informatico. Quindi parleremo di scalabilità verticale e orizzontale. Poi, diciamo, come introduzione, insomma, io penso che sia soddisfacente per chi si avvicina a questo tema, diciamo, capire. Avere un po' un'intuizione, no? Di quelle che sono le metodologie che vengono utilizzate nel mondo Big Data e come si differenziano dalle metodologie invece che vengono utilizzate nel mondo, diciamo, nella risoluzione di problemi normali. Quindi, fatta questa introduzione, oggi c'è un incredibile numero di termini tecnici che spesso sono correlati tra loro, che si sentono pronunciare, e a volte la relazione tra questi termini è sfuggente. Allora, in questo senso, diciamo, vi vorrei in qualche modo proporre, diciamo, di riflettere sulle relazioni che ci sono tra i big data, l'intelligenza artificiale, l'IoT, l'industrial IoT e poi l'edge computing, in modo tale che alla fine di questo intervento, quantomeno vi portate a casa, spero, diciamo, un'idea un po' più chiara su quelle che sono anche le tecnologie correlate al tema dei big data che permetteranno nel prossimo futuro una vera e propria esplosione e definita consacrazione di questo, diciamo, di questo tema. Poi, diciamo, solo a titolo esemplificativo, vi farò vedere alcune delle principali applicazioni. Casi d'uso, se vogliamo, dei big data in alcuni comparti industriali che vi interessano più da vicino, quindi parleremo del settore agricolo, manifatturiero e logistico, anche se poi gli approfondimenti su questi settori qui probabilmente verranno fatti in futuro proprio dalla Fondazione a seguito di studi che si stanno facendo proprio su questi verticali. Quindi lì, diciamo, come vedrete, non ci sarà tanto, diciamo, tempo da spendere perché sono casi applicativi estremamente chiari. Finiremo invece dando un'occhiata a quello che è il mercato oggi del Big Data. Parleremo di data strategy, vedremo se c'è qualcuno, insomma, che ha mai sentito parlare di data strategy e perché, cercheremo di capire perché la data strategy è importante nelle aziende moderne e in particolare le piccole e medie imprese, come si stanno muovendo e come si dovrebbero muovere nel prossimo futuro. Allora, questo è un po', diciamo, il piano di questa mattina. Allora, partirei con la cosa più semplice, andando a vedere appunto la definizione di Big Data. Questa è una delle tante definizioni, ce ne sono tantissime. Se le cercate su internet troverete sempre definizioni simili, alcune aggiungono qualche parolina, qualcun'altra magari evidenzia più alcuni aspetti. Questa è una
definizione abbastanza convincente. Sostanzialmente, Big Data sono, come leggete, delle risorse informative ad alto volume, ad alta velocità e ad alta varietà, che richiedono forme di elaborazione delle informazioni. Qui c'è scritto innovative, io oggi più che innovative userei il termine non convenzionali, ed economicamente sostenibili. E che quindi tecnologie e metodologie che favoriscono le intuizioni, supportano i processi decisionali e l'automazione dei processi. Allora, adesso andiamo a esplorare piano piano questa definizione, perché quando si introduce in un qualsiasi anche corso di laurea il tema del Big Data, si sente sempre parlare di queste tre V: velocità, volume e varietà. Quindi le vediamo una a uno. E velocemente cerchiamo di capire il senso di queste dimensioni. Allora, partiamo dal volume. Chiaramente già il termine Big Data fa capire che si sta parlando di qualcosa di grande. In realtà, forse Big non traduce nemmeno bene il significato, diciamo, che si tende a dare a questo tipo di problemi, perché forse più che Big bisognerebbe usare Huge, cioè enorme. Non è grande, è enorme il problema. Tenete presente che questa qui è una scala delle magnitudo delle metriche che servono per misurare, no, l'informazione digitale, e noi siamo abituati a ragionare, noi come utenti di internet, utenti, diciamo, di computer normali, se vogliamo, in termini di gigabyte. Quindi, che ne so, compriamo un CD, più o meno sappiamo che lì ci stanno meno di 5 gigabyte. Quando andiamo a comprare un nuovo PC, ci muoviamo nell'ordine dei tera. Queste sono le dimensioni che noi siamo abituati a trattare quotidianamente. In realtà, diciamo, quando si comincia a parlare di Big Data, dobbiamo andare su ordini di grandezza diversi. Tenete presente che qui ogni volta che saliamo di un ordine di grandezza stiamo moltiplicando per 1000. Quindi questa è una slide, diciamo, di qualche anno fa, quindi non prendetela per oro colato. Diciamo, quando si passa a parlare di 1000 terabyte, quindi di un petabyte, sostanzialmente stiamo in un ordine di grandezza che può essere utilizzato per misurare la capacità, la necessità di storage, quindi di memorizzazione di tutte le foto che stanno, ad esempio, su Facebook. Oggi non è più 1,5 petabyte, probabilmente, ma stiamo lì, quell'ordine lì. Se moltiplichiamo per 1000, e qui cominciamo a parlare di Big Data, cominciamo a parlare. Se moltiplichiamo per 1000 i petabyte, otteniamo gli exabyte. Sempre qui, per avere un'idea, qualche anno fa si poteva fare questa stima, cioè se noi prendiamo l'intero catalogo di Netflix, lo mandiamo 1000 volte in streaming, ecco, tutta l'informazione che passa lì, se la possiamo misurare nell'ordine degli exabyte. Se moltiplichiamo per 1000 gli exabyte, otteniamo gli zettabyte. Quello è l'ordine di grandezza, quindi il modo che potrebbe essere utile per misurare il traffico su internet. Quindi, ad esempio, è stato stimato che fino al 2016 l'intero traffico della rete internet ammontasse più o meno a 1,3 zettabyte. Potremmo pensare che stiamo già parlando diciamo, di dimensioni importanti, e effettivamente è così. In realtà non sono, diciamo, le dimensioni più grandi, possiamo andare avanti. E qui ritroviamo i nostri zettabyte, quelli gli ultimi che abbiamo citato. Se moltiplichiamo per 1000, quindi ci prendiamo 1000 zettabyte, troviamo sostanzialmente l'ordine di grandezza che ci serve per misurare la dimensione del nostro universo digitale oggi. Per misurare quello di domani, dovremmo andare a moltiplicare questa unità di misura e andiamo sui brontobyte. Quindi non vi sarà, insomma, difficile immaginare quanta informazione oggi, diciamo, tra Netflix, quindi tra sistemi di streaming, di video streaming, di e-commerce e tutto quello che c'è su internet. Capite bene che la quantità di informazione è veramente sterminata. Allora, quando parliamo di problema di data, stiamo parlando di problemi che stanno in questi ordini di grandezza. Quindi tutto ciò che sta da un PC in giù non può essere certamente considerato un problema di Big Data, ma anche un problema, diciamo, che può essere risolto da una decina di macchine messe insieme, non può essere considerato un problema di Big Data, realmente. Seconda V, velocità. Ci chiediamo,
sostanzialmente quanto sono generati velocemente o elaborati velocemente i dati. Questa slide qua vi presenta più o meno, vi dà un'indicazione su che cosa accade in un minuto su internet. Questa, non so adesso se riuscite a leggere bene, però nel 2022 questi sono disegni che vengono aggiornati anno per anno, quindi volendo, se vi volete fare un'idea, potete anche andare a rivedere i valori negli anni scorsi per vedere l'incremento che c'è stato. Però, diciamo, per intenderci, esempi sono in un minuto 5,9 milioni di ricerche effettuate su Google. In un minuto, vediamo qualcosa, 16 milioni di SMS inviati. 231 milioni di email inviate, 90 milioni di dollari spesi in criptovalute. Cioè, queste sono tutte operazioni, tutti eventi che accadono in un minuto su internet. Questo è, diciamo, un concetto, diciamo, che si avvicina molto al termine ai big data, perché la velocità con cui accadono queste cose è in questi ordini di grandezza. Il problema è di big data, se ci sono velocità importanti in termini di o modalità di generazione dei dati, quindi ci sono delle sorgenti di informazione che generano degli eventi, dei dati con una velocità tale da non poter essere trattate da sistemi convenzionali. Oppure c'è la necessità di elaborare. In genere dietro una sorgente c'è sempre qualcuno che ascolta e che elabora i dati. È un problema di big data anche quando c'è la necessità di andare ad elaborare molto velocemente queste informazioni. Approfittiamo, io adesso diciamo in questo discorso molto generale, approfitto per mettervi dentro delle pillole di concetti che poi possono comunque essere utili per capire un po' il contesto. Se prendiamo focalizziamo l'attenzione sulle sorgenti, quindi le sorgenti dei dati. Noi oggi possiamo classificare tutte le sorgenti disponibili sotto due categorie: le sorgenti di streaming, le cosiddette sorgenti di streaming di flussi di informazione, che sono sostanzialmente delle sorgenti attive che producono dati in continuazione. Sono unbounded flow of data, quindi flussi non finiti di dati. Sono esempi di questo tipo di informazioni, chiaramente i social network, chi usa Twitter sa che lì arriva un tweet di continuo, quella è una sorgente streaming di informazioni. I dati finanziari, chi sta, diciamo, nel mondo finanziario sa che dalla borsa arrivano, diciamo, periodicamente, ma con una frequenza altissima, tutti gli aggiornamenti che ci sono sui valori della borsa. I dati di sensori, anche lì abbiamo dei flussi potenzialmente infiniti di dati che arrivano. Chiaramente queste sorgenti sono progettate per produrre e diffondere flussi di dati verso altri sistemi, cioè la velocità con cui producono i dati, dà per scontato che sia una velocità tale da poter essere gestita solo da elaboratori in grado di farlo. Di certo non possono essere esseri umani che stanno lì a intercettare e elaborare quelle informazioni. Sono sorgenti particolari perché possono anche essere caratterizzati da picchi di velocità e di volume. Poi ci sono tutta un'altra serie di sorgenti, che sono quelle, tra virgolette, passive, e sono sorgenti che i sistemi di big data in genere vanno a visitare con una certa periodicità. L'esempio più classico sono le pagine web. Le pagine web non è che avvisano qualcuno, no? Quando vengono cambiate, in genere. Lì ci sta un programma che, come vedremo tra poco, va lì e osserva ogni tanto quelle pagine. E sono queste sorgenti in genere sono proprio progettate per un pubblico umano, perché è proprio l'idea di un'informazione che sta lì, che deve essere osservata da qualcuno. Chiaramente in questo caso, diciamo, la caratteristica di queste sorgenti è che, poiché bisogna andare ad osservare l'informazione, la freschezza con cui, diciamo, i nostri sistemi elaborano queste informazioni dipende anche dalla frequenza della visita. Sempre sulla velocità abbiamo detto che ci sono le sorgenti da una parte e poi ci sta qualcuno che elabora dall'altra. Nel mondo dei big data si osservano varie modalità di elaborazione dei dati. La prima modalità, quella più semplice, viene definita modalità batch, cioè
una elaborazione che viene eseguita una volta e basta, e che serve per, dopo aver raccolto tutti i dati necessari, che serve per fare delle particolari analisi. Un esempio, se vogliamo portarlo proprio con un esempio facilmente comprensibile, potrebbe essere, diciamo, un problema di elaborazione che intende rispondere alla domanda quanto si è parlato dei musei italiani sui social network nel 2018. I dati stanno lì, la domanda è semplice, ben definita, è riferita a un anno, il sistema calcola la risposta e fornisce, diciamo, i dati. L'elaborazione viene fatta quindi una volta sola, ci può mettere pure un giorno volendo a trovare la risposta, però diciamo che quello è. Chiaramente, quando queste domande si ripetono nel tempo, passiamo a delle elaborazioni batch periodiche. Quindi la domanda potrebbe essere: qual è la classifica settimanale dei film più apprezzati degli utenti del web? Poiché è una classifica settimanale, si dà per scontato che ogni settimana venga aggiornata e pertanto quella stessa elaborazione viene ripetuta settimana dopo settimana. Le elaborazioni più interessanti, però, diciamo probabilmente, insomma, anche un po' più entusiasmanti per chi si avvicina, sono quelle near real time, cioè i dati vengono processati non appena arrivano. Quelle vengono definite elaborazioni near real time. Un esempio di utilizzo potrebbe essere quello dell'offerta. Voi immaginate di stare in una città, no? Diciamo, il vostro telefono geolocalizzato è collegato a un servizio che si accorge che state in una determinata città e in quel momento lì matcha i vostri interessi, quindi fa proprio un'associazione tra quello che è il vostro profilo utente e le offerte che stanno sulla zona e quindi vi notifica mentre voi passate in un quartiere un'offerta particolare in un negozio che potrebbe interessarvi. Quello è un esempio di elaborazione near real time, perché chiaramente se la fa, se il messaggio ve lo manda il giorno dopo, diventa inutile la segnalazione che viene inviata. Ci sono elaborazioni più spinte, elaborazioni definite real time. Qui si va un po' poi sulla filosofia, non esiste un'elaborazione realmente real time. Si tratta di capire quanto tempo ci si mette per elaborare il dato, però diciamo che quando c'è un'alta criticità di latenza, allora in genere si parla di elaborazioni real time. Per esempio, l'advertising online. Lo vediamo tra un attimo, ma ve lo anticipo perché poi così lo saltiamo dopo. Io non so se voi vi siete mai resi conto che quando andate su internet vi compaiono le pubblicità di qualcosa che avete appena cercato. Cioè, oramai siamo tutti abituati, a questo tipo di situazione durante la nostra navigazione. Beh, lì dietro ci sono tecnologie Big Data che vi hanno precedentemente profilato. E quello che forse diciamo sfugge più è che nel momento in cui noi clicchiamo su una pagina, su un link, la pagina viene scaricata. In quanto tempo? Pensateci un attimo, veramente diciamo in un tempo irrisorio, no? Non abbiamo più le vecchie reti che stavi lì a aspettare la pagina che si caricava, ormai è istantanea il caricamento della pagina. Nel momento in cui voi cliccate sulla pagina, viene scatenata un'asta su internet per vendere al miglior offerente la sezione dove va la pubblicità. Bene, quindi lì dietro ci sono dei sistemi di Big Data che in quella frazione di secondo, sulla base del vostro profilo, quindi danno un punteggio al vostro profilo, si fanno un'idea sostanzialmente di quanto gli conviene vendervi quel prodotto lì e fanno una puntata. L'asta si conclude, viene assegnato un vincitore e ecco lì che esce fuori la vostra pubblicità. Questo mentre voi cliccate sul link. Quelle sono elaborazioni chiaramente, direi quasi real time. Terza V, abbiamo detto, volume, velocità. La terza V è la varietà. E questa, diciamo, è un'altra grande caratteristica di internet. Su internet troviamo dati e informazioni strutturate in tantissimi modi. Quindi troviamo testi, troviamo immagini, troviamo video, troviamo tweet, i post di Facebook, email, dati che arrivano da sensori, come vedremo, dati che arrivano, magari, insomma, magari non sono pubblici su internet, però dati che arrivano dall'industria. Tutti questi tipi di dati in genere confluiscono in un sistema di big data che quindi deve essere anche in grado di gestire questa grande varietà di informazione.
Abbiamo chiaramente, diciamo, a seconda del tipo di formato, abbiamo molteplici strutture. Possiamo avere dati non strutturati come un testo semplice, dati semistrutturati come pagine HTML o dati strutturati come le informazioni tipiche memorizzate all'interno di un database. Queste sono le tre V principali. Quindi, questo non lo dico. Se uscendo da qui non avevate mai sentito parlare di Big Data e vi ricordate che a questo punto per Big Data si intende un problema che è caratterizzato o da un volume importante, pensate alle dimensioni che abbiamo visto, o dalla velocità con cui le informazioni vengono generate, barra elaborate, o dalla varietà, oppure da combinazioni di queste, allora diciamo abbiamo già raggiunto un primo obiettivo, che è quello di distinguere un problema di big data da un problema di elaborazione semplice. Poi comunque vedremo altri esempi. Esistono altre V che si sono succedute nel tempo. Quella certamente più importante è quella del valore, perché tutta questa storia ha senso solo se queste elaborazioni producono un valore. Questa è la classica, perché insomma, adesso non so che diciamo formazione avete, però diciamo che per chi ha lavorato un po' nell'informatica viene presentata in tanti corsi diversi, la classica piramide del valore del dato, dove chiaramente alla base ci sono i dati che nel momento in cui sono collezionati e organizzati producono delle informazioni, quindi analizzando i dati si ottengono, si estraggono delle informazioni, l'analisi delle informazioni produce della conoscenza, ma la conoscenza a quel punto deve essere sintetizzata e presentata ai decisori finali in modo tale che possano essere prese delle decisioni che sono guidate dall'analisi e dalla conoscenza ottenuta dai dati. E quindi quello che uno, diciamo, lo vedremo più avanti, però quello che uno diciamo, si dovrà andare ad approfondire è la domanda quanto vale la conoscenza estratta. Quindi tutto questo meccanismo, tutti questi sistemi che adesso vedremo, devono essere, diciamo, devono avere un valore. Tipi di analitiche, quindi quanto vale la conoscenza estratta? Se la domanda è questa, dipende pure dal tipo di domande che questi sistemi riescono a cui riescono a rispondere. Qui abbiamo diciamo una slide che ci presenta, diciamo, un grafico dove sull'asse delle Y abbiamo il valore, quindi più saliamo e più otteniamo, diciamo, informazioni di valore. Sull'asse delle X abbiamo la difficoltà, quindi quanto è impegnativo risolvere quel problema lì. Quindi partiamo dal basso, quindi la cosa più semplice che riescono a fare i sistemi di Big Data, che diciamo proprio perché semplici magari hanno meno valore, è rispondere a domande del tipo cosa è accaduto. Mettetevi nei panni di un'azienda, volete sapere per quale motivo certe dinamiche di mercato sono andate in un certo modo, ecco che diciamo, un sistema di Big Data vi può studiare il passato e farvi capire perché sono accadute certe cose. Questi tipi di analitiche in genere si chiamano analitiche descrittive. Tenete presente che parliamo di problema di big data, architetture big data, vedremo più avanti, e poi di big data analytics, che sono il risultato in realtà che interessa poi alla maggior parte delle persone. Quindi analitiche descrittive sono la prima domanda, diciamo la prima tipologia di analitica che possiamo incontrare, quella più semplice. Quindi, che cosa è accaduto? Analitiche diagnostiche tentano di rispondere alla domanda perché è accaduto. Già stiamo facendo un salto un pochino più avanti, no? Da che cosa è accaduto a perché è accaduto. E poi ci sono le analisi, quelle che in realtà sono quelle veramente di valore, che sono le analisi predittive, e quelle che in qualche modo si richiedono oramai a tutti i sistemi di Big Data, analitiche che sostanzialmente tentano di rispondere alla domanda che cosa accadrà, quindi previsioni, fare delle previsioni. Le analitiche prescrittive sono quelle di massimo valore perché oltre a immaginare quello che si sta andrà ad accadere, si tenta anche di capire come possiamo fare, cioè cerca di individuare delle strategie per rispondere alla domanda come possiamo far sì che qualche cosa accada. Quindi come influenzare addirittura diciamo, l'andamento degli eventi. Chiaramente quelle sono le analitiche di maggior valore. Quindi riassumendo, e chiudiamo questa prima parte sulle definizioni,
Ricordate, volume, velocità, varietà devono produrre valore. Va bene? Ci sono domande fino a qui? Io le domande per il momento chiedo solo in sala perché non ho la possibilità di vedere eventuali domande da remoto. Ok, velocissimamente, vi dicevo che ci stavano altre V, non ve le dico tutte perché staremo qui 2 ore a parlare di V, se no. Però ce ne sono almeno tre che sono interessanti. Allora, la prima è la veridicità, cioè sui sistemi di Big Data bisogna assicurarsi, diciamo, della veridicità delle informazioni che sono contenute, cioè quanto sono affidabili queste informazioni. Pensate a un'analisi che uno fa sui social network. Se poi i social network sono pieni di bot, sono pieni di fake news, ecco lì che le analisi vengono inquinate. Visibilità. Questo è un tema, diciamo, che purtroppo nella vita professionale, lavorando spesso a contatto con le pubbliche amministrazioni, ho toccato con mano. Cioè, magari esistono pure le informazioni, ma sono chiuse in silos e non c'è la volontà di mettere in comune queste informazioni. Quindi, per poter sviluppare il tema dei big data, bisognerebbe avere anche il coraggio di mettere insieme certi dati che oggi rimangono chiusi in vari silos dipartimentali, aziendali e così via. Terza V fondamentale è il tema della visualizzazione, cioè tutti questi discorsi che abbiamo fatto, se non si trasformano in delle dashboard, in dei grafici che sono facilmente comprensibili, immediatamente comprensibili a dei manager di alto livello che devono prendere le decisioni, che non hanno il tempo di stare lì giorni a studiarsi i dossier, ecco, allora, diciamo, questi sistemi rischiano di non essere efficaci. Passiamo quindi a vedere qualche esempio. Voi, quando avete domande, tranquillamente, diciamo, chiedete. Questi sono esempi della vita di tutti i giorni. Ok? Motore di ricerca, ne parleremo tra un attimo. Ogni volta che usate un motore di ricerca, usate un sistema di sistemi di Big Data. Sotto ci sono sistemi di Big Data che permettono la realizzazione di quel servizio, ma quello lo vedremo tra pochi minuti. Pubblicità online ve l'ho appena spiegata prima, quindi non ci perdiamo altro tempo. Tenete presente che ogni volta che trovate un metodo di raccomandazione, lì ci stanno sistemi di Big Data sotto. Mi rendo conto che adesso ci sta un po' di sovrapposizione perché c'è stato la settimana scorsa con gli esempi anche fatti dal collega di intelligenza artificiale, ma vedremo anche quello perché. Perché evidentemente c'è sovrapposizione. Esempi meno conosciuti, quindi questi sono un po' più di nicchia, se vogliamo, perché diciamo, sono più nascosti, se vogliamo, all'utenza finale. Allora, io poi vi ho lasciato sempre i riferimenti per approfondire su ogni tema, su ogni slide, però questi due mi sembrava carino presentarvi. Allora, il primo esempio meno conosciuto è quello di Macy's, che è un'azienda sostanzialmente che produce abbigliamento, calzature, mobili, gioielli, cosmetici, articoli per la casa, e sostanzialmente utilizza delle piattaforme di Big Data per andare a cambiare quasi in tempo reale i prezzi di tutti gli oggetti che vende, che al tempo erano stimati intorno ai 73 milioni. Questi, diciamo, sono chiaramente sparsi per tutto il mondo, per i punti vendita di tutto il mondo, e fondamentalmente l'obiettivo è quello di adattare il prezzo e fondamentalmente ottimizzare i guadagni. Il tutto sulla base della domanda offerta. Va bene, che viene, diciamo, calcolata ed elaborata continuamente. Un altro esempio interessante è questo dell'uso da parte della Polizia di Los Angeles di Predpol, che è un sistema, poi se lo cercate su internet, io ho messo anche il logo, così lo ritrovate. In realtà questo è un sistema di Big Data che attraverso l'analisi dei dati va a individuare le zone della città, in quel caso di Los Angeles, dove è più probabile che si venga a verificare un crimine. Questo con una precisione di circa 50 metri quadrati. Allora, nelle sperimentazioni che hanno fatto, hanno osservato che c'è stata effettivamente una riduzione dei furti del 33% e del 21% dei crimini violenti. Questo per chi l'ha visto, io ho messo l'immagine là sotto, Minority Report faceva qualcosa di simile, no? Perché andava a cercare, diciamo, anticipare addirittura i crimini. E questo che ci, diciamo, ci siamo quasi arrivati a una cosa del genere. Esistono, andate a cercare, Predpol. Arriviamo adesso a quella fase, vi dicevo, no, che vorrei comunque mandarvi a casa con la soddisfazione di dire, vabbè, cioè siamo visti tutta una serie, diciamo, di casi d'uso, abbiamo capito che cosa sono i big data, però
diciamo, vado a casa che ho anche visto un vero problema di big data e ho un'idea di come questo problema è stato risolto. E allora, diciamo, tanto vale partire dal primo problema, cioè chi è che ha avuto per la prima volta nella storia dell'informatica un problema di big data? Se è stato il primo ad averlo, non lo so, però diciamo, certamente sono stati i primi a risolverlo. E come vedete dall'immagine, diciamo, la risposta è Google. Prima di arrivare a spiegarvi perché, non so, magari qui c'è gente più giovane, quindi questa schermata dice poco, però chi ha qualche anno in più si ricorda Windows 95. E in Windows 95, quando dovevi cercare un file, che cosa dovevi fare? Dovevi andare sul Find, cercavi la parolina, ti compariva questa finestrella e se cominciavi a sentire l'hard disk che cominciava a rullare tutto. E pian piano cominciavano ad apparire i file all'interno dei quali compariva la parola che stavi cercando. E questo già oggi non funziona più così, nemmeno sui computer, ringraziando il cielo. Allora, questo che cosa significava? Significava che ogni santa volta che uno effettuava una ricerca, il sistema ricominciava a cercare da capo, da zero. Infatti, se facevi due ricerche della stessa parola, a distanza di pochi minuti, ricominciai a sentire il rumore, classico dell'hard disk che andava a fare la scansione di tutti i file, alla ricerca, disperata di quelle parole. Questo è un esempio di ricerca su file di un, computer. Stiamo parlando del 95. Nel 2000, con l'esplosione di internet, c'è stato, il fenomeno dei motori di ricerca. Vi ricorderete Altavista, Yahoo, e poi arrivò anche Google. Beh, Google divenne famoso per altri motivi, quindi vinse quella battaglia per altri motivi, però furono effettivamente questi i primi ad avere un grosso problema di Big Data. Perché se ci pensate, il problema era lo stesso: andare a cercare documenti rilevanti sull'intero web, che per quanto piccolo potesse essere allora, era certamente più grande di un disco, dove ancora i nostri sistemi andavano a cercare le singole parole. Allora, è ovvio che non poteva esistere un motore di ricerca che partiva la ricerca a spazzolarsi tutto il web per ogni parola che ogni utente andava a inserire, no? E quindi per risolvere questo problema, il problema fu scomposto in due fasi. La seconda fase, la prima fase, in realtà la vedremo prima. La cosa fondamentale è che oggi voi dovete sapere che quando fate una ricerca, quindi state davanti al vostro computer, inserite le vostre parole chiave, fate una query, quella che viene definita una query, il sistema sostanzialmente va a interrogare delle strutture date ottimizzate che ha già costruito e sulla base delle informazioni che ottiene da quelle strutture lì va ad applicare degli algoritmi di ranking che vanno a ordinare la lista che vi viene restituita. E per questo voi avete una lista ordinata di risultati, che in genere, diciamo, può essere influenzata anche dai vostri interessi, aggiungerei. Come funziona quindi un motore di ricerca? Come ci arriva Google a costruire quelle strutture specifiche? Lo fa dal 2000, quindi non è una cosa, diciamo, di adesso. Però quello che, diciamo, quello che era il problema di Big Data era proprio questo, andare a spazzolare tutto il web, andare a visitare ogni pagina raggiungibile saltando da una pagina all'altra, scaricare tutto il contenuto su dei dischi e poi trattare quei dischi, leggerseli con calma per tirare fuori le strutture dati che ancora oggi usiamo. Bene, questo è stato il primo problema di Big Data. Immaginate che cosa vuol dire scrivere dei programmi che siano in grado di navigare su tutto internet e scaricarsi tutte le pagine web, in termini di tempo che ci si mette e di spazio disco che serve pure per ospitare tutte queste pagine che vengono scaricate. E così stavano a Google nel 1997. Questa è la foto del laboratorio di Stanford. Adesso non guardiamo le specifiche, ma insomma basta la foto per rendersi conto di quella che era la situazione allora. E qui introduciamo un altro concetto, in modo gentile, senza troppi elementi tecnici, che ci porta a capire la differenza che c'è tra quella che si definisce scalabilità verticale e orizzontale e perché i big data in qualche modo sono esplosi proprio grazie all'individuazione di tecniche che sfruttano quella che è chiamata scalabilità orizzontale. Allora, scalabilità in generale, quindi senza accezioni, si intende proprio
significa proprio, è proprio quella caratteristica, no? Che un sistema ha di adattarsi, sia dal punto di vista software che hardware, a variazioni importanti in termini di mole o tipologia di dati trattati. Quindi nel momento in cui stiamo parlando di dati, questo è il significato che attribuiamo al termine scalabilità. In altre parole, ho una soluzione. Se questa soluzione funziona per 100 documenti, non è detto che funzioni per 1 milione di documenti. Se funziona anche per 1 milione di documenti, o per 10 milioni di documenti, o 100 milioni di documenti, e così via, allora stiamo parlando di una soluzione che è scalabile. Capite bene che Windows 95 non poteva essere scalabile, no? Scalabilità verticale contro scalabilità orizzontale. Allora, e questa, diciamo, è una differenza importante, perché noi siamo, come utenti proprio del mondo diciamo, delle tecnologie, abituati al concetto di scalabilità verticale. Quante volte vi siete comprati un nuovo cellulare perché era più performante? Quante volte avete cambiato il computer perché era lento? E lo avete sempre, diciamo, cambiato il vostro prodotto acquistando qualcosa di più potente. Ecco, quello è il classico esempio di scalabilità verticale. Questo funziona anche su un PC. Potenzialmente a Google potevano dire: vabbè, quelle macchine che avete visto nella foto erano macchine, insomma, obsolete o comunque, insomma, lente, compriamo macchine ancora più potenti. In realtà quello che inventarono a Google fu, cioè, l'idea geniale di dire: no, facciamo una cosa, la scalabilità verticale, come vedremo dopo, ad esempio, non funziona, non può, non è vera scalabilità. Dobbiamo trovare un modo per scalare orizzontalmente, cioè dire: quando ho bisogno di più potenza di calcolo, più disco, di più qualsiasi cosa, anziché comprare macchine più potenti, compro altre macchine e le metto a lavorare insieme, le faccio collaborare tra di loro. In questo modo si ottiene quella che è definita la scalabilità orizzontale. E quali sono questi vantaggi? Diciamo, quindi, i vantaggi della scalabilità orizzontale? Beh, certamente, diciamo, non ci sono lock-in, quindi non rimanete appesi a dispositivi molto costosi, perché abbiamo appena detto che comprerete macchine che, come leggete qui, non significa che debbano essere di bassa qualità, però diciamo che non stiamo nemmeno chiedendo dei supercalcolatori. E poi è possibile, appunto, scegliere l'hardware che è più adatto, quindi magari anche meno costoso, presente sul mercato. Quello che succede tipicamente è che questi dispositivi vengono aggregati, quindi vengono montati in dei rack. Questi rack sono quei gabbinoni che vedete poi, diciamo, nell'immagine successiva, pieni di lucette. Vengono montati, questi rack vengono a volte messi insieme, quindi collegati tra di loro, e quindi la scalabilità si ottiene proprio così: ho bisogno di più capacità di calcolo, compro un nuovo rack, lo aggancio, e ecco lì che ho trovato il modo per fare scalabilità orizzontale. Chiaramente, diciamo, oggi, diciamo, anche questo concetto, no? Macchine di questo tipo possono essere gestite on-premise, quindi uno si compra proprio l'hardware, se lo gestisce dentro casa, monta il CED, se lo cura, oppure on cloud, quindi si va a comprare dei servizi su Amazon, su AWS, su AWS, o Microsoft Azure, oppure su Google. Insomma, esistono tanti provider che vi danno la possibilità di costruirvi virtualmente il vostro sistema. Oggi Google, siamo partiti da quella foto di prima, no? Ecco, questo qui è come si presenta dall'alto il centro di calcolo di Google. Questo è uno di una ventina di data center che hanno sparsi in tutto il mondo. Gartner aveva stimato nel 2016 Google avesse circa 2,5 milioni di server. Chiaramente non sono tutti dedicati al motore di ricerca, perché oggi Google offre tantissimi servizi in più, no? Però ecco, diciamo, la crescita è di questo tipo qui. Se volete poi farvi un giro dentro questi capannoni di Google, cioè, vi ho messo il link a un video che vi portano proprio dentro, oppure, se volete, visto che poi Google Map è proprio di Google, potete anche andare con Google Street, vi fate proprio la vostra passeggiata all'interno dei server. Vi anticipo che quello che troverete è qualcosa del genere nelle sale macchine. Quindi, da quella immagine che avete visto prima, siamo passati a questa situazione qui. E poi adesso capite perché, diciamo, c'è la possibilità di fare una query
Google e ottenere in un attimo la risposta, diciamo, a quello che cercate. Allora, che ora è che dobbiamo chiudere? A mezzanotte, non ci abbiamo ancora. Vabbè, quindi ci abbiamo tempo, nel senso che non devo. Sì, penso che Vabbè. Allora, per darvi proprio soddisfazione, dire, vabbè, abbiamo visto tutta questa storia, no? Ma che anno si sono inventati? Diciamo, come sono riusciti a mettere, a far lavorare insieme tutte queste macchine? Allora, ricordatevi che il problema era quello del crawling, cioè andare su internet, scandagliare tutta internet, scaricarsi tutte le pagine, in modo tale poi da poter tirare fuori quelle strutture dati che servono per il motore di ricerca. Allora, loro si inventarono, diciamo, delle tecniche che pubblicarono proprio su riviste scientifiche. Questi sono i riferimenti agli articoli, e sono appunto MapReduce e il Google File System. Questi sono stati i due articoli scientifici che hanno dato via ai big data. Va bene? In pratica, con MapReduce si introduceva un paradigma di calcolo. Lo vediamo tra un attimo, ci facciamo un'idea di che cosa significa. Con il Google File System si andava a gestire un file system, cioè il file system è quel sistema, diciamo, quella componente, no, del sistema operativo che gestisce il modo in cui vengono salvati, chiamati, organizzati i documenti sul vostro computer. Quando lanciate gestione risorse, vi compare la finestra classica che vi fa vedere il vostro file system, no? Organizzazione delle cartelle, dei file. Ecco, questi hanno dovuto inventare qualcosa che permettesse a tutti quei computer che avete visto prima, no, di essere visti come un unico file system. Quindi immaginate che quella immagine blu che avete visto prima sia un singolo computer in grado di fare elaborazioni e di memorizzare informazioni. Quindi MapReduce è appunto un framework, tecnicamente parlando, di programmazione distribuita, adotta un paradigma di programmazione basato su due fasi, semplice, cioè adesso può sembrare complicato, ma è semplice. La fase di map, dove sostanzialmente il problema viene suddiviso in tanti piccoli sottoproblemi che sono risolti singolarmente, un po' il vecchio, diciamo, principio del divide et impera. Il problema è grande, è complicato, ma se io lo divido e lo affronto pezzo per pezzo, alla fine lo risolvo. La fase di reduce è la seconda fase, che è quella che serve per rimettere insieme i risultati calcolati nei sottoproblemi e ottenere il risultato finale. La cosa, diciamo, interessante è che loro hanno sviluppato quel Google File System in modo tale che su tutte quelle macchine, diciamo, la computazione, quindi la soluzione del problema, avvenisse sulla macchina su cui risiedeva il dato. Quindi non è che dividevano a casaccio i problemi. Se un file stava su una determinata macchina, allora lì veniva risolto il problema per quel file. Chiaramente questo è un grande vantaggio perché l'alternativa era spostare, cominciare a far viaggiare questi dati tra una macchina e l'altra. Quindi il principio di località è proprio una delle caratteristiche importanti di questo framework. Lo capiamo? Adesso vediamo un esempio. Veramente adesso usciamo fuori dal tema della creazione dell'indice, perché se dovessi fare l'esempio della creazione dell'indice sarebbe un pelino, non tanto, però diciamo un pelino più complicato da seguire. Capiamo come funziona con un'analogia, così per non saperne leggere né scrivere, noi torniamo a casa e abbiamo pure un'idea di quello che era MapReduce e come si risolvevano allora dei particolari tipi di problemi. Allora immaginate di avere una libreria, una biblioteca grande con quattro piani. Va bene? Vi ponete un problema semplice, quello di dire voglio sapere quanti libri ci sono in tutta la libreria. Soluzione numero uno. Faccio tutto da solo. Quella che posso pensare essere la soluzione, diciamo, immediata. Faccio tutto da solo. Capirete bene, non c'ho bisogno di convincervi nell'affermare appunto che è un lavoro faticoso, potrei metterci anche un po' di tempo, adesso abbiamo quel problema al Ministero con i faldoni, quindi potremo trarre spunto e ispirazione da questo esempio. E certamente non è efficiente, quindi da solo un problema del genere si fa, perché tutto si fa, se c'è tempo a disposizione e sei disposto a faticare, magari ci metterai 10 anni, ma lo fai. Quindi certamente la prima soluzione non è una soluzione scalabile. Bene, vediamo come possiamo scalare. A questo punto, vi ricordate? Due possibilità di scalare, modo verticale e modo orizzontale. Come nell'analogia, no? Come possiamo dire che scaliamo verticalmente? Pensateci un attimo.
Cioè, voglio, che devo fare per... Questo sarebbe il mio computer. Io devo trovare qualcuno più veloce di questo. Uno, e basta uno. Io ho pensato a Superman. Va bene. Se ci fosse Superman, probabilmente quello sarebbe un esempio di scalare verticalmente. Quindi ingaggio Superman e faccio questo lavoro certamente più veloce di come lo potrei fare io. Non so quanto veloce, ma certamente più veloce. Se è un esempio di scalabilità verticale. C'è un problema, anzi forse due. Il primo è che Superman tipicamente, se si muove, se lo trovi, magari rappresenta una parcella che potrebbe riservare delle sorprese. Il secondo problema è che se Superman a un certo punto viene chiamato per altre missioni, rilascia in mezzo al lavoro e diventa difficile sostituirlo. Quindi questi sono proprio un esempio che mi fa capire che la scalabilità verticale ha tutta una serie di rischi e costi. E qual è quindi l'esempio, diciamo, di scalabilità orizzontale? È semplicemente che non lo faccio da solo, lo faccio con tante altre persone che magari costano quanto costo io, che sono veloci quanto sono veloci io, non sono Superman, ma sono veloci. Ne prendo in questo caso quattro, perché ho qui il budget lì, e quindi certamente il lavoro sarà meno faticoso, sarà meno, ci metterò meno tempo, sarà meno costoso rispetto a Superman. E certamente se qualcuno si ammala, insomma, gli dice, dispiace per lui, però magari riusciamo comunque ad arrivare in fondo. E questa è un po' l'analogia, nel senso che il MapReduce, vi ricordate, due fasi. Nel caso del conteggio dei, diciamo, dei libri è molto semplice. Io organizzo e dico, ok, una persona per piano, ogni persona si va a contare i libri su quel piano lì, e quando abbiamo finito questo lavoro, la fase di map, ci sarà una fase di reduce dove semplicemente dovremo, basta una persona a quel punto, andare a fare la somma di tutti i risultati, dei quattro risultati calcolati dalle quattro persone sui vari piani. Ecco, questo è il principio, la base di MapReduce. Può sembrare, diciamo, adesso chiaramente diciamo, è un'intuizione, no, capito? Però questo è il concetto, si suddividi i problemi, tutti i vari, le varie macchine che avete visto in quel CED, in quelle aree, diciamo, piene di REC, fanno il loro lavoro, magari anche semplice, quando hanno finito passano la palla a qualcun altro che ricompone i risultati. Chiaramente stiamo parlando di una tecnica che non può essere applicata a tutti i problemi, infatti poi con il tempo, diciamo, MapReduce è diventata una delle modalità di elaborazione di quei supercomputer. E infatti oggigiorno, diciamo, quando andiamo ad affrontare un problema di big data, quello che tendenzialmente dobbiamo fare è definire un'architettura proprio per architettura hardware, più o meno è sempre quella, ma software può cambiare. E fondamentalmente un'architettura di big data è un insieme di componenti e processi, come scritto qui, tecnologie progettate proprio per gestire e sfruttare questi dati di grandi dimensioni, le dimensioni delle VU famose, in modo efficace ed efficiente. Tendenzialmente, quando affrontiamo quindi un problema di big data, dobbiamo essere in grado di raccogliere i dati, di archiviarli in modo organizzato, e lì si introduce quel termine che spesso magari avete sentito nominare, il data lake. Data lake è proprio il posto dove i dati vengono conservati, organizzati, e ci deve poi preoccuparsi di inviare delle componenti per l'elaborazione dei dati, poi lo vediamo meglio su un'immagine, fare analisi, e poi fare appunto la visualizzazione, le cose che dicevamo prima. Tutto è poi finalizzato a visualizzare i risultati. E c'è bisogno poi di tutta una serie di considerazioni che uno deve fare, che poi nel tempo si sono maturate, perché inizialmente magari erano meno mature, ma nel tempo poi sono state affrontate con sempre più serietà, e sono legate, diciamo, alla governance e alla sicurezza dei dati. Quindi bisogna governarli, quei dati lì, per fare in modo che siano a norma, che siano, diciamo, sempre di qualità. E poi chiaramente queste sono architetture che per quello che appunto per proprio nativamente sono soluzioni scalabili e flessibili. Questa è una schematizzazione di un'architettura big data. Come vedete trovate le sorgenti, quella sinistra, quindi diciamo che per poter funzionare il sistema di big data ci devono stare le sorgenti. Questo è un tema che poi ritroveremo più avanti, perché quando poi parleremo di piccole e medie imprese dovremo poi capire quali sono queste sorgenti eventuali che producono più dati. Dalle sorgenti abbiamo la possibilità di memorizzare le famose data lake per eseguire, nel momento in cui sono a riposo i dati,
anche delle elaborazioni batch, quindi fare quelle computazioni che possono anche metterci più tempo, insomma, una quantità accettabile di tempo per essere concluse, e ottenere così le analitiche. Contemporaneamente le sorgenti potrebbero andare ad alimentare quei sistemi di real time, quindi dove non si fa nemmeno in tempo a memorizzare il dato, magari il dato si memorizza comunque, ma si lavora subito, proprio per andare a gestire questo flusso continuo di informazioni utile a creare delle analitiche. Chiaramente, una volta che uno ha fatto, diciamo, le analitiche, succede inizialmente che le analitiche vengono memorizzate su un database, che può essere sul disco o in memoria, se si sta lavorando in real time, per poi andare a generare la reportistica, i vari campi, le varie torte, eccetera, eccetera. E tutto poi c'è bisogno di tutta una serie di software che servono per gestire tutta questa storia. Per chi ha un po' di esperienza di sistemi operativi, forse ricorderete che diciamo, i sistemi operativi spesso vengono presentati a layer, a livelli, a strati. Quindi c'è la parte sotto che tipicamente c'è l'hardware, poi ci stanno le componenti software che gestiscono l'hardware, e poi i vari strati si affidano sempre ai servizi offerti dal livello sottostante. Ecco, pensate che quella famosa, cioè ormai famosa per noi, perché insomma l'avrò citata almeno 4 volte, la foto diciamo, del CED di Google, quella blu. Ecco, immaginate che quello sia un computer unico. Quindi, oggigiorno si parla effettivamente di sistemi operativi per Big Data. Quindi, questo qua, questa zona sotto, è la zona dove ci sono i rack, dove ci sono le macchine fisiche. Su queste macchine vengono installati dei software che per esempio gestiscono il file system, gestiscono il modo in cui l'insieme delle macchine elabora i dati, ma preview è uno di quelli. Sopra questi framework di elaborazione vengono installate delle vere e proprie applicazioni. Cioè, noi quando andiamo sul nostro computer, ci compriamo l'applicazione Excel, no? E lavoriamo con Excel. Ci sono applicazioni per qualsiasi cosa nel mondo del Big Data che si poggiano su questi sistemi operativi, praticamente. E poi, chiaramente, diciamo, qui ci sta, per esempio, ci sono i database, quindi ci sono i database pensati proprio per lavorare su problemi Big Data. Ce ne sono vari tanti tipi, perché a seconda della particolare tipologia di problema hai bisogno magari di un particolare database. Ci sono i tool per la gestione dei grafi, cioè delle reti, per l'analisi delle reti. Ci sono tool per l'intelligenza artificiale, per machine learning, motori di ricerca. Quindi quelle grandi stanze sono in realtà, le devi immaginare come un unico computer che ha i suoi software. Chiaramente sono software che paradossalmente sono inefficienti per problemi che possiamo affrontare noi su una macchina, ma che sono scalabili, questo è fondamentale, cioè non hanno paura delle grandi dimensioni e sono progettati appositamente per quello. Questa slide è fatta apposta per farvi vedere, diciamo, non dobbiamo andare a leggere nulla in questa slide, quindi tranquillizzo. È fatta apposta per farvi vedere quanto è sterminato l'ecosistema delle tecnologie Big Data. Quindi andando, questi sono tutti i tool di analitiche, varie tipologie, queste sono visualizzazioni, queste sono piattaforme di business intelligence, questi per l'analisi dei log, dei file. Chiaramente, diciamo, stiamo parlando di un mercato che oramai negli ultimi 15 anni ha preso piede, quindi, come vi dicevo prima, oggi non sta più nemmeno sulla cresta dell'onda il mercato del Big Data in quanto tale. In questi ultimi anni non è un caso che si sono create proprio delle nuove figure professionali. Abbiamo sentito parlare tutti quanti almeno una volta, penso, di data scientist, no? Cioè, lo scienziato dei dati, che è questa figura mitologica che dovrebbe essere in grado di far tutto. Diciamo, quindi l'esperto dell'analisi dei dati, oppure dell'ingegnere dei dati, quindi è colui che è responsabile della progettazione di tutta quella pipeline dei dati, cioè voi dovete pensare che il dato arriva, non è che viene trattato così com'è, viene elaborato, viene pulito, viene strutturato. Ecco, quello, diciamo, il tipo di lavoro viene fatto da figure professionali specifiche,
Poi c'è colui che si mette sopra, diciamo, e fa l'analisi appunto dei dati. C'è stato l'architetto, quella figura che avete visto prima, che era un modello. In realtà lì ci sono scelte di quali sono gli strumenti, quali sono i tool. Avete visto prima quanta scelta ci stava, no? Quindi l'architetto è quello che fa la combinazione di tutti i tool che possono essere utili. Si è sviluppato poi nelle grandi aziende soprattutto anche la figura del data governance manager, cioè quello che si preoccupa poi di non finire in galera per l'uso dei dati, per come si trattano i dati, quindi colui che si occupa non solo di garantire la qualità del dato, ma anche le procedure, le norme, l'adesione alle norme, la sicurezza, la conformità appunto generale dei dati aziendali. E poi c'è sta l'ultima figura che è quella che vedete spesso adesso, magari per chi insomma sta su LinkedIn, insomma una delle figure che viene richiesta, no, negli ultimi anni sempre più spesso, che è il Chief Data Officer, che è appunto il dirigente di alto livello che è responsabile della strategia dei dati in un'organizzazione. Di strategia dei dati in un'organizzazione parleremo tra un pochino. Abbiamo domande fino a qui? Allora, vi dicevo, a questo punto io spero di avervi dato un'idea, no? Di quello che è questo mondo. Definizione, 3V, esempi applicativi, esempio di pure di un esempio, diciamo, di un modello di calcolo Big Data con tanto di esempio intuitivo, quali sono le figure professionali che sono sorte nel frattempo, il concetto di sistema operativo di Big Data. Arriviamo a questo punto, al momento in cui cominciamo a mettere in relazione questo mondo con altri mondi, altre terminologie, perché spesso purtroppo, diciamo, l'informatica è una materia ermetica, si sa, insomma, diciamo, è come un po' la medicina, no? Cioè, se uno vuole può iniziare a parlare e non farsi capire da una persona che non è proprio del settore tuo. Magari sei anche informatico, ma se non sei del settore tuo, diciamo, di quel settore lì potresti anche non capire. E quindi diciamo un po' di chiarimenti su queste relazioni che ci sono, cioè, tra il mondo dei big data, il mondo dell'intelligenza artificiale e quelle altre parole che vedete lì sopra, mi sembrava una cosa, diciamo, utile. Questo, diciamo, è il rapporto che c'è tra il mondo del big data, la scienza dei dati e l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale avete parlato la settimana scorsa, quindi sapete più o meno che all'interno del mondo dell'intelligenza artificiale ci sono varie sotto, diciamo, categorie. Il machine learning è quella, diciamo, più importante in voga oggi. All'interno del machine learning troviamo le reti neurali, e all'interno delle reti neurali troviamo il deep learning, quindi le reti neurali, quelle, diciamo, profonde. E il mondo dell'intelligenza artificiale è un mondo a sé stante, che si interseca con la scienza dei dati. Chiaramente, diciamo, concetti matematici servono per sviluppare l'intelligenza artificiale. Ma qui dentro ci troviamo molte altre cose, eh? Ci troviamo la statistica, ci troviamo l'algebra, ci troviamo qualsiasi cosa che è legata in qualche modo, che può essere legata alla scienza, allo studio dei dati. Il Big Data a loro volta si intersecano, ma vedete che non è che si sovrappongono, cioè, è un mondo, diciamo, dove ci sono delle sovrapposizioni sia con la data science sia con l'intelligenza artificiale, ci sono dei punti di contatto, ma non c'è una sovrapposizione netta. Va bene, quindi questi sono tre termini distinti. Quindi, magari uno li confonde, a volte uno può scambiarli e non capire bene qual è la relazione tra di loro, ma sono tre termini distinti. E questa slide serve proprio per farvi vedere dov'è che, per esempio, l'intelligenza artificiale entra in gioco nelle architetture che avevamo visto prima. Qui abbiamo sempre le nostre sorgenti di dati, qui abbiamo sempre il nostro storage dei dati, qui abbiamo sempre le pipeline, quindi le code per il processamento. In realtà, in genere, il machine learning arriva al momento in cui viene eseguito il processamento dei dati. Quindi lì subentrano quelle tecniche di intelligenza artificiale che ti permettono, per esempio, di andare a fare delle analitiche. Banalmente, la profilazione degli utenti, ecco perché per chi ha partecipato al seminario della settimana scorsa c'è sovrapposizione anche tra casi applicativi, perché spesso le analitiche che vengono generate, sono generate con tecniche di intelligenza artificiale, ma prima c'è tutta questa fase qua, nel caso del Big Data, quando si parla di un problema di Big Data. Classificazione, immaginate la classificazione dei documenti, ci vuole un classificatore. Poi, se è un problema big,
ci sarà dietro un'architettura di questo tipo. Se è un problema normale e convenzionale, non c'è bisogno di tutto questo ambaradan, no? Stesso classificatore magari lavora con la macchina. Internet delle cose. E qui cominciamo a entrare sul tema, diciamo, un po' più di oggi. Quello che caratterizza un po' di più questo intervento rispetto a una normale, diciamo, introduzione sui big data. Allora, l'internet delle cose, insomma, diciamo, per chi sta in questo ambiente, penso che non ci sia bisogno di dirvi che cos'è l'internet delle cose, no? Però, diciamo, proprio vorrei spendere due parole, è diciamo, quell'internet che si sviluppa nel momento in cui non è più l'essere umano a caricare informazioni sulla rete, ma cominciamo ad avere informazioni che vengono generate da dispositivi montati nelle fabbriche, montati sui mezzi di trasporto, montati nelle città, su strutture delle città, come che ne so, i semafori, i ponti, da dispositivi come i nostri cellulari, i carrelli della spesa, dentro le nostre case, dai nostri frigoriferi, dalle nostre lavatrici e così via. Quindi l'internet delle cose è proprio, diciamo, quell'internet che si sta andando pian piano ad affermare, dove a disposizione su internet ci sono anche dati che arrivano da oggetti, da sensori e così via. Tenete presente che un'architettura IoT è un particolare tipo di architettura Big Data. Bene. In particolare tipo di architettura Big Data, perché fondamentalmente nelle architetture IoT, lasciate da parte un attimino questa parte sopra il grigetto, però abbiamo sempre una sorgente di informazione, che sono una o più sorgenti, che sono i device, quindi sono i dispositivi, sensori, oggetti vari, che possono, diciamo, inviare generalmente dei dati a quelli che sono delle componenti intermedie. Non voglio leggervi perché il termine è brutto, diciamo, per chi non è un tecnico, però diciamo sono delle componenti intermedie che possono anche fare dei calcoli, delle prime aggregazioni, delle prime pulizie. Questi dati in genere poi vengono inviati in cloud, e nel momento in cui sono in cloud, non sempre, poi lo vedremo tra un attimo con legge, però diciamo vengono poi processati per vari motivi. Possono essere memorizzati su dispositivi appunto di memorizzazione per le analitiche batch, quello che abbiamo visto prima. Esattamente la stessa cosa che ho visto prima, possono essere utilizzate al volo per andare a elaborare diciamo, fare delle analisi sui flussi di dati che arrivano. Per esempio, se qui ci fossero le transazioni bancarie, un sistema del genere, qui ti potrebbe immediatamente individuare una possibile frode. Quindi, nel momento in cui c'è una transazione sospetta, vede che la transazione è sospetta e magari ti manda un alert. Quindi, rispetto al tema dell'IoT, sappiamo adesso che le tecnologie Big Data sono tecnologie che possono andare a trattare pure i dati che arrivano dall'IoT. E quindi, diciamo, fondamentalmente quello che cambia realmente sta nella parte dei device, quindi dei dispositivi che potrebbero essere dei sensori, e poi, come vedremo, nella parte intermedia, quella che precede l'arrivo sulla piattaforma, quella tra virgolette centralizzata, per il calcolo. Sempre parlando di IoT, ci sta, diciamo, come dire, anche la possibilità a questo punto di chiarire due termini diversi. L'IoT in generale può essere suddiviso in Industrial IoT e Customer IoT. Nella parte customer ci sta, diciamo, il focus è orientato al prodotto, al consumatore. Quindi, l'IoT generale. Che tipo di dati vengono inviati in rete? Per quale motivo? Allora, a seconda del motivo, di qual è l'obiettivo finale, si parla di IoT industriale o IoT, diciamo, verso l'utenza. Ad esempio, se noi stiamo nella nostra casa, e c'è il frigorifero, che oggi già cominciano, io ho visto, insomma, nel senso che magari non sono diffusi, però diciamo ci stanno i televisori, come si chiamano, i frigoriferi che hanno lo schermo, no? E la possibilità di ordinare al volo, diciamo, perché sono collegati alla rete. Ecco, quello lì è un esempio, diciamo, di IoT focalizzato sul consumatore, sul prodotto finale.
perché il sistema, diciamo, magari riesce a profilare anche la mia utenza e quindi mi aiuta pure a fare la spesa. La parte, diciamo, dell'industrial IoT invece è quella, sono quei casi in cui il focus sta sui servizi e sulla produzione industriale, quello che forse interessa tra l'altro più alla platea, insomma, che si affaccia a questo, diciamo, intervento. E fondamentalmente è costituito da tutti quei, tutte quelle sorgenti dati che possono arrivare dall'automazione, processi industriali, dalle fabbriche, adesso ne vedremo qualcuno, ma poi anche dagli oggetti che poi portano a dei servizi, quindi per esempio dalle macchine, in modo che vedremo se vuole andare a fare una gestione della flotta. Ultimo concetto, no? Che comunque è bene inquadrare in questo discorso qui, è quello legato all'edge computing. Questo è un altro termine che, no? Forse vi è capitato di leggere, di incontrare. Fondamentalmente l'edge computing è come dire, concettualmente non è nulla di che, insomma, non è nulla di difficile, è sostanzialmente un modello di elaborazione di dati che prevede il fatto che l'elaborazione del dato sia fatta vicino alla sorgente. Vicino, si intende più vicino rispetto al dover inviare questo dato magari su internet, su una piattaforma centralizzata dove poi deve essere elaborata. È chiaro che lavorare il dato più vicino alla sorgente ci mette nella condizione di avere tutta una serie di vantaggi. Il primo, per esempio, è la latenza ridotta, cioè si mette meno, cioè si perde meno tempo, no? A elaborare il dato nel momento in cui non gli devo far fare tutta la strada per arrivare sulla piattaforma Big Data centralizzata. C'è un risparmio in termini di lunghezza di traffico generato su internet, non invio tutto in un calderone sulla rete, intasando la rete. Posso anche, diciamo, guadagnare in affidabilità, perché se la connettività non è stabile, magari ci sono situazioni dove la connettività non è proprio stabile, quindi il dato potrebbe avere difficoltà proprio ad avanzare sulla rete. E poi c'è anche un tema legato alla privacy e alla sicurezza, perché tutto sommato, se evito di mandare tutto quanto in un calderone centrale, magari riesco a preservare meglio la privacy, eventuali problemi di privacy, e evitare magari che questi dati siano rubati da qualcuno. Oggi come oggi, diciamo, noi usiamo già anche l'edge computing, magari senza saperlo, per esempio in settori come la sicurezza, chiaramente la videosorveglianza. Se io devo fare l'analisi di situazioni sospette, immaginate che ci sia una telecamera, no? Con un sistema di intelligenza artificiale, per tornare al discorso di prima, che è in grado di fare detection, quindi detection, non viene adesso la traduzione, di andare a rilevare, bravo, andare a rilevare delle potenziali situazioni di pericolo, perché magari, diciamo, questo sistema è stato addestrato per capire quando magari nella folla, una folla ordinata, ci sta un elemento che comincia a fare qualcosa e la folla comincia a. Allora, è chiaro che sistemi di quel tipo non possiamo pensare che vengano elaborate tutte le informazioni da un singolo, da una singola piattaforma centralizzata, no? Perché tempo che arriva, il flusso dei video, che potrebbe anche essere pesante, tempo che viene elaborato, diciamo che è successo quello che doveva succedere. Automazione industriale. Manutenzione predittiva, pure lì, cioè non c'è bisogno di mandare tutto in sistema centrale, probabilmente, diciamo, se il dato viene lavorato localmente si risparmia un sacco di tempo, si risparmia un sacco, diciamo, di banda e forse, diciamo, viene lavorato anche prima. Guida autonoma, anche lì, quella, diciamo, sarà una delle maggiori applicazioni, no? Se devi fare guida autonoma, è evidente che la reattività con cui la tua macchina deve poter parlare con le altre macchine o con le infrastrutture della strada fa sì che questo dato deve rimanere lì in zona. Salute pure, monitoraggio dei pazienti, lì forse c'entra un discorso di privacy, no? Nel senso che se il dato rimane vicino al paziente, magari è contento anche lui, oltre che. E poi, diciamo, videogiochi, chi di voi, insomma, cioè, ha figli che giocano a videogames, oppure, diciamo, di voi, ogni volta che voi guardate un film in streaming, ecco, sappiate che là dietro ci stanno tecnologie di edge computing che
avvicinano quanto più possibile al vostro dato, onde evitare che voi vi mettete a scaricare, no? Diciamo, il dato che arriva da Australia. E quindi su Netflix, vabbè, adesso non voglio pubblicizzare un particolare, diciamo, provider, però diciamo un qualsiasi provider non è che c'ha un singolo punto dove, dal quale, no, vengono scaricati tutti i film. Come si incastra l'edge computing nelle nostre architetture di prima? Adesso immaginate che questa parte sopra sia la parte che vedevamo prima di Big Data. Ecco, diciamo, qui c'è il mondo dell'IoT, ci mettiamo insieme tutti questi pezzi del puzzle e andiamo avanti. Qui c'è il mondo dell'IoT. In genere c'è un discorso di canali di comunicazione. Ci stanno appunto questi server edge dove si fa edge computing, i quali elaborano le informazioni e eventualmente quello che serve poi da inviare per elaborazioni centralizzate lo inviano attraverso internet in cloud. Nel momento in cui queste informazioni raggiungono il cloud, è qui che entra in gioco le tecnologie di big data che abbiamo visto. Non prima. Va bene? Allora, questa qui, diciamo, dovrebbe essere la slide che rimette insieme un po' tutti i tasselli di cui abbiamo parlato fino adesso. Voglio solo dire una cosa qui, che chiaramente, vedete, perché non in tutti i settori Big Data hanno sfondato e stanno, diciamo, rivoluzionando il mondo? Perché Big Data, diciamo, l'analisi di Big Data sta sopra. Per poter abilitare queste piattaforme che già esistono, sono mature, sono pronte per essere usate. E c'è bisogno, uno, di infrastrutture, quindi sensori. Se non ci sono i sensori, i dati non vengono creati, quindi il problema si neutralizza proprio, muore la radice. Due, c'è bisogno di canali di comunicazione. Ecco che entra in gioco il 5G. L'affermazione del 5G serve per permettere a più sensori, a un numero potenzialmente infinito di sensori, di trasmettere informazioni. Questo è il motivo per il quale il 5G è fondamentale, una tecnologia abilitante per l'IoT, che a sua volta diventa abilitante per fare quel tipo di analisi. Vedete? Avete domande? Allora, casi d'uso dei big data in alcuni comparti industriali, diciamo, di vostro interesse. Allora, qui onestamente, diciamo, io più di una slide non ci ho voluto dedicare. Perché? Perché intanto si capisce dal titolo, no? Cosa vuol dire applicare big data, magari in alcuni casi sono due parole, però diciamo questi sono abbastanza autodescrittivi. Poi, se siete interessati, veramente, diciamo, la quantità di materiale è spropositata, basta che andate su internet, cercate, che ne so, big data, settore agricolo. Agriculture in inglese riesce fuori di tutto. Oramai, diciamo, siamo a un livello di maturità di sperimentazioni tali che il tema non è più veramente di innovazione. Diciamo, ci sono situazioni dove queste cose vengono, a seconda del comparto, vengono realmente applicate. Ci sono prodotti oramai, quindi trovate proprio i prodotti in alcuni casi. Chiaramente, diciamo, quali sono però le applicazioni principali? Allora, nel caso del settore agricolo, veramente l'agricoltura di precisione, sono sentito parlare pure diciamo, tra di voi nei giorni precedenti, là dove ci stanno i droni, no? Che riescono a guardare dall'alto, magari con dei sensori, con delle telecamere termiche o particolari, i vari, diciamo, campi, a trasmettere questi dati a un sistema che riesce a elaborare anche in tempo reale, no? Queste informazioni, là dove ci sono i sensori, magari di temperatura, di umidità, lì si può creare, diciamo, appunto un'agricoltura di precisione, cioè dire precisamente lì conviene piantare qualcosa, nell'altra zona conviene piantare qualcos'altro, oppure intercettare malattie delle piante, perché l'analisi del dato ti fa intercettare immediatamente una malattia e quindi ti fa risparmiare un sacco di soldi perché tu la prendi in tempo e eviti che ti rovina tutto il raccolto. Puoi fare, diciamo, con il Big Data puoi fare chiaramente la gestione del bestiame, quindi non solo sull'agricoltura, ma se si mettono i sensori, no, sul bestiame, chiaramente, diciamo, i parametri vitali
diciamo, dell'animale possono essere monitorati costantemente, quindi addirittura gli si alza la febbre, diciamo, tu lo isoli e eviti che ti sviluppa un contagio all'interno della tua azienda. Si possono fare previsioni meteorologiche agricole, chiaramente, diciamo, anche a lungo termine, a medio-lungo termine, per capire quando conviene seminare, quando conviene raccogliere. Ci sta tutto il discorso del mercato, questo va al di là. Questa è un'altra caratteristica dei big data, che essendo, diciamo, effettivamente tecnologie mature, hanno avuto la capacità di spaziare su tantissimi domini. Quindi il discorso dei mercati, la previsione dei prezzi non è che è una caratteristica specifica del settore agricolo, quella lo fanno dappertutto dove ci sono i dati. Automazione agricola, magari siamo un po' più verso il futuro, laddove ci stanno, diciamo, ci dovessero essere robot, no? Che aiutano in modo automatico le operazioni di coltivazione, questi robot potrebbero essere automaticamente istruiti da sistemi di big data che capiscono quello che sta succedendo sul territorio e quindi partiscono le istruzioni ai robot. E chiaramente poi c'è tutto il discorso legato alla genetica, perché lo studio delle varie, diciamo, della genetica si basa, diciamo, su calcoli che sono tipici di queste piattaforme qui. E quindi la possibilità di andare a sviluppare culture geneticamente migliorate. Comparto manifatturiero. Qui, diciamo, questi sono classici esempi, cioè veramente oggigiorno, diciamo, le grandi aziende già alimentano in campo hanno già implementato questo tipo di attività, manutenzione predittiva. Quindi, dall'analisi diciamo, dei dati che arrivano dai sensori posti sui vari macchinari, sono in grado di andare a prevedere le rotture. E se prevedo la rottura, agisco prima che la rottura si verifica e che quindi mi si fermi la produzione, ci si guadagna, diciamo, in tempo, diciamo, e denaro. Ottimizzazione della produzione, quindi chiaramente, diciamo, ci sono delle catene di produzione, l'analisi, diciamo, dei dati eventualmente che arrivano dalle varie macchine ti mette nella condizione di andare a ottimizzare la filiera. La gestione delle scorte, non c'è nulla, diciamo, da raccontare lì. Diciamo, controllo di qualità, progettazione assistita dai dati, ottimizzazione della supply chain interna, un po' richiama il discorso dell'ottimizzazione, sicurezza nelle fabbriche, quindi anche la capacità di prevedere, no, dove sono possibili pericoli di sicurezza. Qui, diciamo, non siamo nel comparto manifatturiero, ma adesso però mi è venuto in mente, mentre dicevo sicurezza, pensate ai ponti, no? Se ci fossero sui ponti tutti i sensori, è chiaro, diciamo, che ci sarebbe un discorso di sicurezza. Chiaramente questo è applicabile anche nelle fabbriche. Riduzione degli sprechi, personalizzazione dei prodotti con magari anche facendo un salto, no, nei social network, cioè se io ho una clientela, ho i social network, diciamo, i miei prodotti, se riesco a profilare gli utenti, ecco lì che posso essere efficace magari in campagne di promozione. Nella gestione energetica. Questi sono tutti, diciamo, settori su cui chi più, chi meno ha investito, chi più, chi meno sta avanti in sperimentazioni, però diciamo che oggigiorno, diciamo, ripeto, la letteratura scientifica è piena di questi casi. Nella logistica, onestamente, diciamo, penso che oggi se non adotti queste soluzioni qui non lavori, perché se sei, diciamo, una grande azienda di logistica e non hai software per l'ottimizzazione delle rotte di trasporto, se un po' fallisci perché non sei più competitiva. Se non riesci a gestire le tue flotte, fallisci pure lì. Tracciamento delle merci in tempo reale, ve ne accorgete quando fate un ordine online. Quindi, diciamo, capite bene che sono cose che stanno già in campo queste. La gestione degli stock in magazzino. Voglio, ripeto, non mi va di fare nomi specifici, però insomma, i grandi siti di e-commerce che sapete che hanno i loro magazzini e lì che fanno analisi big data perché sanno che devono, perché sanno prevedere, ci sarà pure qualche cosa sulla previsione delle vendite, no, cioè, perché prevedono il fatto che sotto Natale una serie di articoli saranno venduti, quindi ottimizzano ciò che sta all'interno dei magazzini per velocizzare poi la consegna.
tracciabilità dei prodotti, monitoraggio delle condizioni delle merci, gestione dei tempi di attesa, gestione delle consegne dell'ultimo miglio, sicurezza nelle catene di approvvigionamento. Cioè, sulla logistica, ripeto, i grandi player già implementano queste tecniche, usano queste tecnologie. Chiudiamo. C'è ancora un po' di tempo, in realtà non devo correre. Allora, possiamo parlare a questo punto un po' di più su quello che è il mercato, parlare, capire che cos'è una data strategy e poi, diciamo, capire un po' la situazione delle piccole e medie imprese e che cosa dovrebbero fare le piccole e medie imprese. Lo sport di big data. Come? Lo sport di big data. Beh, cavolo, diciamo, nello sport big data sono. Dicevo, allora, la domanda che è arrivata è: nello sport big data? Nello sport big data, adesso, beh, io forse anche dall'accento si capisce che vengo da Roma, vi confesso che sono della Roma e chissà, diciamo, chi segue un po' il calcio sa che la Roma negli ultimi anni faceva il mercato sulla base di analitiche big data e quindi fondamentalmente andava a cercare di scoprire i giocatori più potenzialmente più promettenti proprio andando a individuare attraverso diciamo delle piattaforme di Big Data quei profili che meglio matchavano alla desiderata di quello che era l'allenatore di turno o quella che era l'esigenza di turno. Quindi nello sport diciamo i movimenti del campo oggi vengono cioè oggi i giocatori hanno i sensori addosso per cui si sa precisamente quanto lo stato di forma di un giocatore, perché si sa quanto ha corso, quanti palloni ha toccato e così via. Diciamo che oggi se ne Caratteristica di Big Data anche qui dall'inizio. beh, dipende da, diciamo, da beh, questo diciamo dipende, nel senso che se stiamo parlando di dati che arrivano da tutto il mondo, da tutte le squadre, chiaramente diciamo sì. Niente, sì. Prego. Ma era una domanda da internet? No, era così, era una curiosità. No, è una mia domanda. Ah, ok. Allora, chiaramente dobbiamo pure vedere il mercato dell'IoT, perché in realtà è lì in questo momento che si fa fatica, no? Ripeto, le piattaforme Big Data sono pronte, stanno lì e lavorano dove possono lavorare, dove ci sono i dati. Perciò è il mercato dell'IoT che deve fare l'esplosione finale, è l'affermazione del 5G che deve portare la diffusione dei sensori, sono gli investimenti nell'istrumentazione delle fabbriche che deve, diciamo, dare il via, no? Che deve realizzarsi davvero. Comunque, questi sono dati del 2022, quindi sono, diciamo, non sono dell'ultimo anno, però diciamo che sono comunque significativi, no? Nel senso che si sta riscontrando comunque un continuo, anche se diciamo, non velocissimo, incremento degli investimenti sul mercato dei servizi IoT. Stiamo parlando quindi di servizi. Quindi c'è un incremento del 17% rispetto all'anno precedente e i servizi IoT arrivano, diciamo, ad appesare il 42% del mercato IoT complessivo, che comprende anche le infrastrutture. Quindi, in termini di servizi, si sta procedendo, il che significa che cominciano evidentemente a essere sufficientemente sviluppate delle infrastrutture che poi permettono la creazione di servizi. Globalmente il mercato IoT è comunque in crescita di un più 13%, siamo arrivati a 8-3 miliardi di investimento nel 2022, e rappresentano il 3,6% del mercato digitale italiano. Cioè, c'è un più 3,6% diciamo, nel mercato digitale italiano. Anche il numero di connessioni IoT attive effettivamente sta aumentando, si passa da una media diciamo, di 1,8 per abitante di IoT nel 2021 a 2,1 per abitante, diciamo un leggero miglioramento. Non sono secondo me questi numeri che cambieranno il mondo, nel senso che stiamo ancora nella fase dove bisogna fare quel passo. Permetterà poi veramente la realizzazione di servizi veri. Questo è lo spaccato diciamo, di questi investimenti, quindi anche gli incrementi rispetto all'anno passato, nei settori
nei principali comparti, tra virgolette, smart. Non abbiamo parlato di smart city, di smart internet, chiamiamola così, no? Però diciamo che la logistica, tutto quello che ho detto, logistica, potremmo in qualche modo chiamarlo smart logistics. E vedete che qui ci sta comunque un incremento del 18% rispetto al 2022, 2020. Anche l'agricoltura, come vedete, anche se un pochino meno, ha un incremento. Tendenzialmente tutti stanno incrementando, quindi si sta lavorando. E ci stava solo che ci mancava, abbiamo fatto smart factory, la logistica e l'agricoltura. Va bene, diciamo tutti il 22%, stiamo parlando del 14% di incremento nella smart factory, 18% di incremento nella smart logistic e il più 4% di incremento nell'agricoltura. L'investimento che viene fatto per creare l'infrastruttura digitale è un investimento che ha un ritorno nel medio termine oppure è quasi istantaneo vederne i benefici? Dipende da caso a caso. Adesso ci arriviamo, la strategia dei dati in qualche modo deve rispondere a questo. Diciamo che certamente deve essere economicamente sostenibile una piattaforma Big Data, perché se non è sostenibile va da sé che dopo un po' l'investimento che fai dipende da caso a caso, anche quanto sei disposto a investire, ma soprattutto nell'ottica di un possibile ritorno che devi saper quantificare però. Quindi abbiamo visto il mercato dell'IoT, vediamo il mercato del Big Data in generale. Il mercato del Big Data in generale nel 2022 è andato piuttosto bene, e c'è stato appunto un incremento del 20% rispetto al 2021, con diciamo, un valore stimato intorno ai 3,41 miliardi di euro. C'è una forte crescita nella spesa del software, quindi qui paradossalmente si sta puntando proprio al software, poi perché appunto come vi dicevo prima. In termini hardware, oggi non è detto che ti devi costruire il tuo CED dentro casa, che può avere dei costi di gestione, di manutenzione, delle difficoltà, delle competenze che devi avere, ma te lo compri, diciamo, in cloud, quindi il tuo data center te lo fai virtuale. Ci sta tanta sperimentazione, quindi il 65% delle grandi imprese fa sperimentazione in analitiche avanzate. Contro il 54% del 2021, anche se purtroppo, ecco, se diciamo, i dati lo lenti, le piccole e medie imprese arrancano un po' rispetto alle grandi aziende e quindi c'è proprio un livello di adozione delle tecnologie che mediamente è inferiore. E poi è sempre più ampio questo divario, più si scende di dimensione. Quindi piccole aziende, piccoli investimenti, piccole capacità di stare al passo con le tecnologie. Ok, qui vi ho riportato, diciamo, questi sono dati presi dall'osservatorio, diciamo, del Politecnico. Vi ho riportato un paio di frasi che secondo me sono significative. Questi sono, diciamo, interventi fatti proprio nel commentare queste analisi che sono state svolte. La prima affermazione è del responsabile scientifico appunto dell'Osservatorio Big Data e Business Analytics. Fondamentalmente dice: Ok, tutto bene, nel 2022 si sta crescendo, c'è stato anche il Covid in mezzo, quindi tutto sommato positivo. Ci sta tanta, diciamo, maturità rispetto al passato, periodo nero alle spalle, ma la sfida di chi ha avviato sperimentazione o progetti di Advanced Analytics è ora quella dell'industrializzazione dei processi. Per garantire efficienza e governance dei dati in tutti i livelli. Detto in altre parole, in tanti ci hanno giocato con queste analytics, però la sfida vera a questo punto è passare dal gioco alle cose serie, quindi strutturarli, queste esperienze, strutturarle e fare in modo che vengano adottate realmente e sistematicamente all'interno, diciamo, dell'azienda. Affermazione interessante, qui si parlava sempre della spesa delle aziende italiane che continuano a crescere, bla bla bla. Ma il forte interesse quindi per le soluzioni analytics non corrisponde sempre ad un cambio di rotta complessivo. È un po' quello che si diceva prima, ma qui si aggiunge qualcosa in più. Sono
Sono ancora una minoranza le organizzazioni con una data strategy di livello corporate. Ora è necessario trasformare le organizzazioni nel profondo creando ponti tecnologici, organizzativi e culturali. E qui secondo me, diciamo, è il punto cruciale, nel senso che intanto diciamo, è una frase buona perché ci permette di introdurre questo tema della data strategy con quale poi chiudiamo. E l'altro aspetto diciamo, è che si pone per la prima volta oggi. Almeno l'accento, non tanto sugli aspetti tecnologici, che come abbiamo detto sono oramai consolidati e maturi, quanto sugli aspetti organizzativi e culturali. E lì purtroppo, diciamo, quello è uno scoglio che va al di là della tecnologia. Se non c'è la cultura, diciamo, se non c'è la sensibilità, diciamo, si rimane al palo. A volte ci può essere la sensibilità, ci può essere anche la cultura, ma poi c'è un'organizzazione che non riesce a reagire. Essere e assecondare il processo di trasformazione. Noi lavoriamo con la pubblica amministrazione e quindi viviamo tutti i giorni, in qualche modo, l'esperienza di voler andare a innovare processi che sono consolidati da tanti anni. Non c'è nulla di male, però, diciamo, in questo, però, a volte, diciamo, si fa difficoltà proprio perché c'è l'abitudine a fare le cose in un certo modo e non è sempre semplice far capire i benefici, no, dell'introduzione di nuove tecnologie per migliorare i propri processi. Questo non vale solo alla pubblica amministrazione, ma vale in tante realtà. Introduciamo quindi il tema della data strategy. Che cos'è una data strategy? Fondamentalmente è un piano strategico aziendale che appunto definisce il modo in cui devono essere sfruttati, io direi raccolti, gestiti, ma soprattutto sfruttati i dati. Sfruttati i dati, quando uso questo termine lo uso con nozione di causa perché oggigiorno i dati sono considerati una nuova materia prima, cioè vanno considerati una nuova materia prima. In qualsiasi azienda il dato deve essere considerato alla stregua di una materia prima che tu puoi decidere di lasciare lì a ammuffire oppure di usare. Certamente ci sarà qualcuno che la usa, quella materia prima lì, e da quella materia lì trarrà fuori dei vantaggi competitivi. Nel alcuni elementi chiari, qui diciamo, anche qua su internet si cominciano a trovare riferimenti, no? Pure su corsi, su servizi di consulenza che possono aiutare le aziende a definire la propria strategy. Chiaramente diciamo, c'è un discorso legato agli obiettivi aziendali, la data strategy, qui mi ricollego alla domanda fatta prima. La data strategy deve essere collegata agli obiettivi aziendali, lo vediamo nella slide successiva. Deve chiaramente definire come vengono acquisiti questi dati, come vengono gestiti, come viene fatta l'analisi. Deve definire e affrontare tematiche di privacy e sicurezza e poi tutti i temi della governance che avevamo visto prima. Ne mancano un paio, siamo quasi arrivati. Big data e piccole e medie imprese. Allora, diciamo nel 2018 è stata fatta, questa non è recentissima, però ho tanto la sensazione che non abbiamo trovato cose nuove, la situazione non sia cambiata proprio radicalmente. E però nel 2018, sempre l'Osservatorio del Politecnico ha fatto un'analisi e ha sostanzialmente interrogato tutta una serie di piccole e medie imprese, cercando di andare a capire la loro situazione, quindi il loro livello di preparazione rispetto al tema dei big data, andando a comporre due variabili, la percezione del fenomeno, quindi quanto erano consapevoli dei vantaggi del mercato, e poi, diciamo, osservando quella che era la maturità tecnologica in termini di gestione dei dati dell'azienda stessa. Quindi, indipendentemente da quanto sei consapevole, se poi non sei tecnologicamente pronto, c'è poco da fare, devi operare in un certo modo. E i risultati sono quelli che vedete qua sotto, che se guardate bene, insomma, sono abbastanza deprimenti, perché i tradizionali, diciamo, il 10% tradizionale significa che il 10% delle piccole e medie imprese alla fine è stata classificata come aziende che trattano i dati alla vecchia maniera. Diciamo fogli Excel, dai, per intenderci. Quindi, poi il 42% erano più inconsapevoli o bloccate. Bloccate significa che magari c'erano pure il minimo di consapevolezza, però poi per qualche motivo erano bloccate e non potevano procedere. Magari erano
non avevano la maturità tecnologica per farlo. In preparazione il 31, stavano, diciamo, queste erano diciamo, aziende che si stavano avvicinando, quindi erano uscite fuori dalla fase di stallo e si stanno avvicinando magari a questo mondo, solo il 10% pronte, il 7% avviate, insomma, bene. E quindi le difficoltà, diciamo, che sono state rilevate maggiori, sono state legate appunto a, ecco qui la domanda fatta prima, messa in un punto che rappresenta proprio le difficoltà che hanno le aziende, cioè nello stimare i benefici degli investimenti. Cioè, si fa fatica a capire come il dato può trasformarsi in valore per l'azienda. E poi, diciamo, c'è un discorso di mancanza di competenze, cioè, le cose sono un po' anche legate, no? Nel senso che se non riesci a fare quella stima è forse perché ti mancano le competenze adeguate, e il problema è che oggi è difficile pure trovarle fuori sul mercato, competenze adeguate, un po' perché sono veramente, diciamo, scarse, come sono rare, no? Scarse, rare come competenze, e un po' perché poi nel momento in cui le cerchi, devi pure saper riconoscere qualcuno che ce l'ha davvero quelle competenze, perché come avete visto è un tema che se uno vuole un po' parare e diciamo c'ha un po' di competenza riesce a farlo anche bene, come un po' tutta l'informatica poi diciamo il mondo IT. Però diciamo che quello che bisognerebbe diciamo trasmettere soprattutto alle PMI è che l'analisi dei dati, quindi guardate, qui non parliamo nemmeno necessariamente di big data, eh? Parliamo di dati che possono diventare big se ce li hai, ma comunque sia i dati in genere ce li hai, no? Forse solo per il controllo di gestione. L'analisi dei dati, quindi approcci che oggi vengono definiti data-driven, quindi decisioni guidate dai dati, quindi non guidate dalla pancia, non guidate dall'esperienza, da quello che pensa una persona, ma dai dati, quindi da evidenze che scaturiscono da un'analisi del passato, da previsioni del futuro, si traducono in miglioramento dell'efficienza operativa, miglioramento delle decisioni aziendali, creazione di nuovi prodotti e servizi, o miglioramento di prodotti e servizi già esistenti. Poi ognuno declina questi tre punti nel suo contesto applicativo, nel suo dominio, nel suo comparto, però questo è quello che è. Quello che stanno facendo anche fuori dall'Italia con più efficacia rispetto all'Italia. Tutto ciò si traduce in benefici economici e operativi e soprattutto miglioramento della competitività. Ho messo l'immagine, no? Sulla destra, per dire che nell'evoluzione, no? Darwiniana, ci sono delle specie che ce le siamo lasciate alle spalle perché non si sono adattate ai tempi. Nel caso delle giraffe, le giraffe che avevano il collo lungo riuscivano a mangiare le foglie più alte, e quelli che avevano il collo più basso si sono estinte nel tempo. Noi con i dati stiamo in una situazione di questo tipo. Quindi questo dovrebbe essere proprio, come dire, qualcosa che motiva veramente tanto, no? Sia le aziende, le piccole e le imprese, sia centri come questo, no? Che hanno come compito quello di fare trasferimento tecnologico, sensibilizzare le industrie, le piccole industrie italiane pure, nel fargli capire che qui non si tratta solo di fare dei passi avanti, è possibile che chi oggi non si muove in quella direzione lì, farà la fine delle giraffe con il collo corto. Perché dalle altre parti si stanno muovendo. E le ultime due slide. Quindi in conclusione, diciamo, che devono fare queste piccole e medie imprese? Beh, innanzitutto, diciamo, vanno aiutate, e purtroppo, diciamo, ha capito anche come, fargli definire quello che è l'obiettivo principale, no? Cioè, identificare chiaramente l'obiettivo e il problema che si vuole risolvere utilizzando l'analisi dei dati. Ripeto, è fondamentale che questo obiettivo sia allineato agli obiettivi aziendali in generale, quindi ad esempio migliorare l'efficienza operativa, aumentare le vendite, ottimizzare la gestione di risorse, deve essere qualcosa di concreto. Non è che si parte una sperimentazione così senza sapere dove si vuole andare a parare, bisogna averci l'obiettivo chiaro. Tenete anche presente che un'altra difficoltà, soprattutto per l'analisi dei big data, è che spesso questo lo posso dire per esperienza,
diciamo, uno scienziato dei dati può partire da due punti diversi. Il primo è: ho un problema specifico da risolvere, ho i dati e provo a risolverlo e cerco di fare del mio meglio. Il secondo punto di partenza è quello di dire: io ho tutti questi dati, cerco di capire a che cosa posso rispondere. È un altro approccio, perché è più, diciamo, da esiti più incerti. Però nel caso delle aziende loro devono sapere, no? Dove vogliono andare a parare. Come si fa, diciamo, dopo che uno si è fatto, insomma, ha deciso, no? Di affrontare questo discorso, chiaramente la prima cosa è creare una strategia dei dati, e questo si fa in due modi: o si assume, perché magari è un'azienda grande, no? Il famoso chief data officer, che è proprio colui che deve definire la strategia aziendale dei dati, che guida poi tutto quanto, e oppure ci si va a dare una mano da qualche entità che riesce a farci delle consulenze esterne. Questo, diciamo, ci permette, appunto, di sviluppo, ci dovrebbe permettere di sviluppare una strategia chiara per la gestione dei dati. Qui non vi ripeto, diciamo, le varie fasi, i vari punti che deve avere questa strategia, deve considerare questa strategia. E poi non è finita qui, perché io ho la strategia. Devo avere il coraggio di prendere decisioni data-driven e di implementare poi un modello data-driven, sapendo che è possibile, dove, potrebbe essere possibile modifiche, dover apportare delle modifiche ai processi aziendali. Quindi bisogna essere consapevoli del fatto che quando si fa un'innovazione, poi l'innovazione è fatta fino in fondo. E perciò, diciamo, è possibile che debbano essere modificati i processi aziendali. Oppure le operazioni quotidiane, banalmente, diciamo, il processo rimane uguale, ma magari delle persone devono comportarsi in modo diverso. C'è possibilità che si verifichi la necessità di fare della formazione del personale, anche quello non si deve scordare, perché sennò poi alla fine, diciamo, cambia tutto, ma le persone, diciamo, non seguono il processo di trasformazione. E questo, diciamo, deve considerare il fatto che quindi, complessivamente, bisogna essere disposti a lanciare una sfida che può voler dire superare ostacoli organizzativi e culturali di tutti gli attori che entrano in gioco. Ultimo punto fondamentale: fatto la mia strategia, sono riuscito a implementarla, monitorare, valutare e migliorare. Cioè, non finisce qui la situazione. La situazione è che nel momento in cui io adotto certe strategie, devo necessariamente definire dei KPI, quindi degli indicatori di performance, che sono efficaci per misurare i risultati e effettivamente valutare il beneficio che introduce quella strategia che ho implementato. Sapendo che c'è un discorso di monitoraggio, quindi, e di valutazione, che può anche determinare dei cambi di strategia. Quindi c'è un discorso di feedback che deve essere raccolto, perché poi magari uno riesce a migliorare ancora di più la propria strategia. Quindi, diciamo, come dire, penso di aver rispettato più o meno i tempi. Abbiamo messo un segno di spunta su tutte le cose che ci eravamo detti, insomma, all'inizio della chiacchierata. E quindi, diciamo, io a questo punto, diciamo, se volete fare qualche domanda, qualche approfondimento, insomma, è il momento per farlo. Devo Sì, dire, oddio, no? No, grazie Marco, è stata interessantissima l'esposizione, secondo me, insomma, ha ben introdotto la tecnologia, il tema del big data, ma più che altro, diciamo, ha cercato di concretizzare l'applicazione e capire quali sono oggi i gap che devono essere coperti, specialmente sul mondo delle piccole e medie imprese. Ecco, se ci sono, non so se ci sono delle domande da remoto. Diamo il tempo alle persone collegate se vogliono fare qualche domanda, qualche approfondimento. Allora, Matteo Polimeno del Centro di Competenze 5G. Hai illustrato bene, complimenti intanto per la presentazione chiara, completa e anche graduale, ci ha portato, vabbè, non importa.
Ah sì. Vabbè, la domanda è questa, no? Abbiamo visto che l'architettura, mettere in campo, in piedi, un'architettura big data è abbastanza complesso, oneroso, e per questo forse ci sono le grandi società, i cloud, cui non facciamo nome. Poi ci vogliono competenze, dall'engineering, dall'analista, dall'architetto, dallo scientist, dal responsabile dei dati. Quindi, dice, il mercato ci sono, o può venire in aiuto a un'impresa che voglia intraprendere questa data strategy, no? Quanto diciamo, è affermato ormai il mercato di fornitori di servizi che prendano in mano, insomma, una realtà aziendale, e considerando anche gli aspetti che ci sono di privacy, di sicurezza dei dati, no? Io sono felice di non averla sentita parlare. Petrolio, i dati come il petrolio attuale, insomma, come la risorsa, parlato di te prima, quindi risparmiato quel luogo comune. Quindi la domanda è se il mercato al momento offre, insomma, una grande pluralità di rispondere alle esigenze di imprese piccole e medie che vogliono effettivamente trarre vantaggio da tutti questi dati che si trovano, sono appunto del manifatturiero, da sensori, quindi le macchine ce l'hanno, i sensori ce l'hanno. Dice, vogliamo effettivamente utilizzarli questi dati. Quindi, se il mercato è abbastanza maturo per poter rispondere a questi tipi di topics, ecco. Allora, diciamo che chiaramente i primi settori che sono stati aggrediti, perlomeno i segmenti che sono stati aggrediti sono stati quelli delle grandi compagnie, no? Nel senso che perché lì ci sono più dati e quindi la società, diciamo, che sviluppa un prodotto, chiaramente ha come obiettivo quello di fare il profitto e quindi va laddove, diciamo, il profitto è più facile. Inizialmente è ovvio che intanto, diciamo, i grandi player che hanno usato i big data erano quelli che i dati ce li avevano e quindi li hanno valorizzati. Quindi pensiamo alle big tech, per esempio, no? Loro sono coloro che le hanno sviluppate le tecnologie e ne hanno poi subito tratto vantaggio. Poi, chiaramente, sull'onda di queste esperienze, anche le società di consulenza, no? Hanno cominciato a cavalcare perché le tecnologie sono state. Tra l'altro questo è un aspetto molto interessante, rese spesso open source, quindi i Google di turno hanno proprio rilasciato in open source le tecnologie e a quel punto sono state rese disponibili anche a società di consulenza, società che sono in grado di fare sistemi integrator e così. E quindi lì poi nasce il problema, tra virgolette, della società di consulenza, del sistema integrator, di andare a inventarsi qualche servizio che interessa, diciamo, a potenziali clienti. Innanzitutto, i clienti, appunto, devono essere consapevoli, quindi nel momento in cui purtroppo si parla di piccole e medie imprese, abbiamo visto che c'è poca consapevolezza. È pur vero che spesso, diciamo, le piccole e medie imprese non hanno questi big data, cioè non ce li hanno proprio perché non li producono questi big data. Quindi in questo momento il problema anche di software, se vogliamo, di soluzioni rivolte al mondo delle PMI è condizionato da questi aspetti. Quindi più è piccola l'azienda, volendo, la faccio proprio sintetica, meno business c'è, meno c'è interesse da parte di chi sviluppa di andare ad attaccare, cioè si preferisce attaccare prima i segmenti quelli più ricchi, Redditizio, più certo. redditizi. E però qui diciamo, entra pure in gioco il ruolo che dovrebbe avere, per esempio, un centro no come questo qui, perché effettivamente cioè, delle difficoltà ci stanno, nel senso che le aziende, abbiamo detto, le piccole e medie imprese sono esperte del loro dominio, cioè loro conoscono il loro dominio e non hanno competenze scientifiche che poi magari si trovano dentro le università, piuttosto che nelle società, diciamo, di sviluppo, di consulenza. Le società di consulenza hanno dalla parte loro la necessità di fare profitto, e chi è che in qualche modo fa parlare tutti questi interlocutori e cerca di far sì che gli interessi convergano in qualcosa, diciamo, di concreto? Allora lì entra in gioco centri come questo, che hanno avere come, diciamo, obiettivo quello di A, sensibilizzare l'utenza finale, quindi
nel caso specifico le PMI, anche al fine di creare un mercato che poi sia appetibile da queste. Quindi la presenza di software, certamente, diciamo, esistono tantissimi, no? A seconda del comparto, a seconda del particolare problema, possono esistere software. Certamente ne esistono tanti che non sono di Big Data, che comunque fanno, diciamo, il loro lavoro, perché magari non c'è un problema di Big Data. Con il passare del tempo, quello che ci si aspetta è che anche le piccole e medie imprese capiscano che devono generarli questi dati. Cioè, un'azienda agricola deve cominciare a capire, diciamo, quali sono i vantaggi dell'istrumentare, cioè, di andare a usare i droni, di andare a usare i sensori, e lì, diciamo, visto che quello è un tema, per esempio, diciamo, molto orizzontale, se vogliamo, lì magari i prodotti li trovi pure. Nella logistica non ho dubbi. Il manifatturiero, onestamente, penso, diciamo, che le grandi, insomma, fabbriche si sono, insomma, già attrezzate. Quindi si tratta di capire come fare in modo che le società più piccole non rimangano troppo indietro. Ti Grazie. faccio una domanda collegata a questa domanda di Matteo. Perché tu hai detto, sono i big data, non tutti ce li hanno, grandi player ce li hanno, ed è evidente che chi ha i big data riesce a fare delle analisi che possono efficientare in modo credibile, no? Il processo. Hai fatto l'esempio di chi fa logistica, addirittura c'è, cioè, chi prevede la settimana successiva quanti pezzi di quel prodotto verranno venduti che sono già pronti in magazzino. E l'errore probabilmente è molto basso su quella previsione. Però hai detto, le aziende, le PMI, non hanno i big data, hanno comunque dati. Il problema è diverso. Ora, avere i dati e non avere quella capacità che abbiamo visto di saperli analizzare e di saperli utilizzare. Ma supponiamo che le aziende, piccole e medie imprese, si attrezzino, che riescano a avere delle persone che sanno quali sono i dati che devono essere prodotti e come deve essere analizzati. È sufficiente i dati che produce la singola azienda per fare un'analisi? Oppure il fatto di non avere i big data comunque crea dei limiti? Crea dei limiti o addirittura delle risposte, perché se il mio campione di osservazione è sufficiente, il rischio è che prenda delle decisioni. Allora, Quale qual potrebbe è la essere? soluzione? Mi viene in mente, no? Ma Sì. fa parte della domanda, cioè, devo cercare di aumentare questa quantità di dati, magari associandomi con persone o soggetti vicini a me, oppure devo guardare a dei software che hanno già analizzato grandi dati e quindi sanno anche dare le risposte con un insieme di dati col quale. Quindi la domanda è questa: cioè, un'azienda, anche se si porta le conoscenze in casa, è sufficiente? Allora, tanto diciamo, dipende da settore. Faccio un esempio. È chiaro che nel mondo dell'agricoltura, se esistono, no, dei software che hanno già fatto, come dire, addestrato dei modelli su Big Data, e che quindi, diciamo, sono software, comunque, diciamo, strumenti che sono in grado di fare di capire con dei dispositivi specifici, no? È laddove si sta sviluppando un'infestazione, per esempio, è chiaro che quello è un problema che una volta risolto può essere riapplicato in più contesti. Quindi basta risolverlo bene una volta, addestrare i modelli nel miglior modo possibile e poi quel modello lì può essere riapplicato altrove. Quindi laddove ci sono dei problemi sufficientemente generici per cui un modello può essere ragionevolmente riapplicato in un contesto simile, certamente la seconda strada è una strada, diciamo, fattibile. Ce ne sta una terza, aggiungerei. Io, diciamo, ne approfitto, avevo preparato la slide, ma, diciamo, poi per non rendere troppo. Non è che il ruolo che deve avere anche direi uno Stato, no? È quello anche di favorire la creazione di nuovi mercati. Allora, per dirvi, diciamo, noi come fondazione. Volevi rimandare una slide? Sì, ma tanto, diciamo, sono abbastanza. Allora, rimane Sono sul già. pezzo, Ecco, perfetto. Certo. faccio un esempio. Diciamo, un esempio, diciamo, che noi in fondazione abbiamo conosciuto, benché sia, diciamo, un'iniziativa che ha avuto dei ritardi dovuti a tanti fattori. Questa iniziativa qua è un'iniziativa che sulla base, diciamo, di fondi che vengono messi a disposizione per
a parte di innovazione, riesce sostanzialmente a coniugare un po' queste esigenze che dicevamo. Questo è un programma su cui noi come Fondazione abbiamo dato supporto, diciamo, per la definizione dei capitolati tecnici. In particolare, nel tema, la prima area di intervento era quella della smart mobility, e sulla smart mobility avevamo definito quattro sfide. Una di queste sfide era proprio sulla logistica. Allora, lì l'idea era incentivare, chiedere a partenariati composti da aziende, diciamo, da aziende produttrici, diciamo, fornitori di tecnologia, mettiamo così, aziende che lavorano nel mondo della logistica e università, di mettersi insieme in modo tale da poter sviluppare anche dei modelli economici che davano la possibilità a tutti gli attori di trovare convenienza nel condividere i propri dati. Quindi, tradotto in altre parole, anche a livello logistico, i piccoli player potrebbero non essere, diciamo, bravi diciamo, avere la capacità da soli di produrre la quantità di dati necessari per poter ottenere tutti i benefici dall'analisi dei dati, ma nel momento in cui si mettono insieme, allora sì che creano una mole di dati tale che l'analisi può portare beneficio ad ogni singolo partecipante. Allora, iniziative come queste, ma ripeto, iniziative come quella del centro, sono proprio iniziative fondamentali per far sì che le piccole e medie imprese non rimangano al palo e siano sempre costrette a rincorrere i grandi player, magari anche, andando anche a pagare servizi che fanno in modo che si crei sempre più divario. Perché poi guardate che diciamo noi come utenti, forniamo i dati, siamo noi che stiamo dando i dati ai big player. Quindi paradossalmente loro ci fanno ripagare magari dei servizi sulla base dei dati che usano, che hanno catturato noi. Volevo riagganciare un po' a questo discorso che si sta creando del mettere insieme i dati, soprattutto da player diversi. Come si fa quando diventano così tante le sorgenti che non si controllano più fisicamente, diciamo, per intenderci, a diciamo, garantire l'attendibilità della sorgente, l'attendibilità del dato per costruire poi dei modelli che per l'appunto siano credibili? Vabbè, quello diciamo che fa parte del processo di costruzione dell'architettura del Big Data, nel senso che faccio diciamo, un altro esempio preso diciamo, dall'esperienza mia professionale. Qualche anno fa, insieme diciamo, al team di trasformazione digitale, sempre con la FUPA, abbiamo collaborato per la progettazione e la realizzazione in via sperimentale di una piattaforma Big Data per il collazionamento dei dati dalle pubbliche amministrazioni. È un progetto che ancora esiste, sta sotto PagoPA, se non ricordo male, in questo momento. Non ha ancora, diciamo, avuto quell'esplosione che merita, proprio per i motivi, per le difficoltà che abbiamo visto prima nella slide, perché spesso esistono questi silos e non c'è grande, come dire, impegno, no? Nel voler romperli questi silos. Però diciamo che in quel caso lì ci si è posti questo problema, no? Nel senso, però lì ci devono essere necessariamente delle regole che definiscono chi può entrare e chi non può entrare, quale può essere una sorgente, no? Che alimenta, quale non può esserlo. In quel caso diventa banale perché se sei una pubblica amministrazione puoi andare a inserire i dati. E poi c'è un discorso di qualità del dato che inserisci, perché il fatto che chi sta inserendo sia, tra virgolette, fidato, non è detto che poi ti porti, diciamo, ad avere dei dati di qualità. E però, diciamo, anche lì, nel momento in cui uno definisce un'architettura di Big Data, si vanno a studiare diciamo, tutto il processo che porta un dato, magari può arrivare in qualsiasi formato, in una struttura che è omogenea, e quindi di fatto anche a misurarne la qualità. Immaginavo pure contesti ancora più ampi, no? Dove solitamente in contesti piccoli, diciamo, uno può assumere un ruolo di certificatore, no? Ti dico, certifico per determinate sorgenti. Quello potrebbe essere una regola, diciamo, però è una Quello. regola che non è tecnica in questo caso, ma è proprio la regola che ti organizzativa, se vogliamo, che ti mette nella condizione di dare l'autorizzazione a qualcuno di entrare. Se per entrare qualcuno deve essere certificato da qualcun altro, quella è una soluzione che puoi adottare,
e a quel punto sei sicuro che quantomeno quella sorgente è tra virgolette certificata. In contesti dove non si hanno le competenze per fare questo lavoro, poi esistono anche altre soluzioni tecnologiche, per esempio la blockchain, no? Può essere una di quelle che serve a certificare quali sono i dispositivi che possono costruire. Allora, diciamo tra le relazioni, no? Con la blockchain ci sarebbe da discutere, nel senso che la blockchain, allora, non è che nel momento in cui uno scrive qualcosa su una blockchain, necessariamente quello che scrive sulla blockchain è vero, no? Era un po' quel discorso, non so se l'avevo fatto Di prima, qualità non è garantito nella non è garantito dalla blockchain, infatti, diciamo, quello lì diventa solo cioè, diventa solo, diciamo, diventa un meccanismo. Diciamo di una tecnologia che può essere complementare, no? Cioè può essere aggiunta a questi, diciamo, discorsi qui, in modo tale da, per esempio, che ne so, appunto, garantire che chi ha scritto quel dato sia proprio almeno chi dice di essere, no? Allora, almeno quello, diciamo, potrebbe essere, diciamo, però, ripeto, diciamo, in questo momento io non ho, personalmente, diciamo, non ho visto grandi sperimentazioni dove big data e blockchain si vanno a diciamo, a sovrapporre. Sarebbe interessante, diciamo, magari indagarlo. Una domanda. Ovviamente non si sente. Diciamo Andrea Facchini, sono della Next Technology Tecnotessile. Chiedo scusa, sono arrivato un po' in ritardo, magari mi sono perso qualcosa, forse ha già accennato la cosa, però mi immaginavo una cosa, cioè per esempio software di predizione della domanda ci sono già da 20 anni, da 30 anni, insomma, magari oggi ci sono con algoritmi più sofisticati, più precisi, eccetera. In realtà la differenza vera è che oggi si può attingere probabilmente a una base dati molto più ampia. Ma la domanda è un po' questa, cioè io i software di alto livello, per esempio, possono rimanere quelli e magari li posso alimentare con una base dati molto più ampia oppure devo completamente cambiare tutta l'infrastruttura? Ecco, la piccola e media impresa magari si trova anche di fronte a questa difficoltà qua, cioè usa già da 20 anni il software per analizzare la domanda, fare previsioni, eccetera. Può continuare magari accedendo ai big data per alimentarlo, oppure deve proprio ripensare tutta l'infrastruttura? Ecco. Se usa, diciamo, da 20 anni un software per fare analisi della domanda, significa semplicemente che quello non è un software per Big Data, perché sono software, diciamo, che Esatto, sì. usano una quantità di dati, magari sono anche efficaci, perché non è detto che poi tutto deve essere come diceva Magari lavora Cristiano. su 100.000 righe di Excel, in modo, va benone, insomma, ecco. Sì, Ora magari ti però sembrano poi è 100 milioni di righe, perché ecco. sta lavorando magari su un certo tipo di dati. Allora, lì il discorso è capire, ad esempio, faccio un esempio che magari può sembrare ingenuo, però diciamo che faccio un esempio, diciamo, facciamo la profilazione dell'utenza, no? È chiaro che profilazione dell'utenza. È chiaro che se io ho, diciamo, tanto se ho una società che comunque sia ha organizzato i dati in modo tale che riesce a fare profilazione dell'utenza con i dati che ha, già quella è una signora, diciamo, azienda. Va capito, diciamo, che cosa vuoi fare di più, no? Rispetto a quello che fai oggi. Allora, puoi anche pensare, che ne so, che se vuoi andare a profilare la tua utenza, messo che, diciamo, non si infrangano delle leggi delle norme di privacy, che ne so, con i dati che arrivano dai social network, quindi, che ne so, da Facebook, perché vuoi capire come puoi migliorare la tua profilazione anche andando a scoprire quelli che sono gli interessi espressi dagli utenti che stanno nella tua banca dati su Facebook, su Instagram, su tutti i vari social network. Allora, lì magari non devi cambiare necessariamente il tuo parco macchine, no? La tua attrezzatura. Basta magari che vai a individuare quella società di servizi che fa quello di mestiere, che magari è in grado di offrirti un servizio di profilazione. Che ti fa incrociare i tuoi dati con quelli che magari arrivano dai social network. Quindi non è necessariamente detto che basta volte tutto. Anzi, diciamo, forse per una piccola media, una PMI, forse le prime cose che dovrebbe fare, io onestamente, credo che siano quelle di andarsi a cercare i servizi che già
sono stati implementati e vengono offerti, magari che possono aiutare a migliorare l'efficacia l'efficienza del proprio business. Stando attenti magari a non cadere in trappole, ma rimane il discorso della misurazione, no? Uno può anche provare a fare un investimento limitato, insomma, su un servizio e vedere che ritorno c'è. Ci deve stare il ritorno, questo perché è la cosa fondamentale, perché sennò potrebbe essere necessario girare un po', perché, ripeto, sono tutte, diciamo, un po' la domanda che si faceva prima, no? Quando ci si affaccia a questo tipo di servizi, si deve dare per scontato che quel servizio sia stato concepito in un modo tale che funzioni anche per me. Quindi dipende dal servizio. Ci sono domande per me? Dovremmo andare in remoto. Se non ci sono altre domande in sala, direi che possiamo chiudere. Salutiamo e ringraziamo Marco Bianchi per il seminario e ci diamo appuntamento al prossimo seminario, ricordando che il materiale poi questa giornata verrà comunque messo a disposizione dalla Regione Toscana, insomma ai partecipanti, a chi non ha potuto partecipare, in modo tale che rimanga in qualche modo un materiale a disposizione del territorio, delle piccole e medie imprese. Grazie a tutti. Grazie.